Ok, allora buongiorno. Ieri siamo arrivati, se ben mi ricordo, all'osservazione 457. È vero o Sì, è vero. Sì, è vero. no? Ok, bene. Allora si può procedere, andando oltre. La 457. 457. Io so un ritorno, come mai? Ritorno, come mai? Era stata fatta la 457, sì. Sì. Allora, buongiorno. Osservazione 471. Allora, verte su una scheda norma del piano operativo adottato. Siamo a Montemagno, siamo nell'area della via provinciale per Lucca. Ci viene segnalato che la superficie edificabile massima è prevista in 360 metri quadrati. Ma in ragione, diciamo così, del tipo di perequazione prevista, è ragionevole un ritocco da 360 a 400 metri quadrati, quindi chiedono 40 metri quadrati in più. Questo è quanto. Diciamo, l'istruttore dell'ufficio, essendo anche una richiesta molto contenuta, è favorevole. Vedete, questa è l'area in questione che si trova sul lato sud dell'ex scuola di Montemagno, e vi ricordate, questa è quella previsione che prevede un intervento residenziale a fronte della realizzazione di un collegamento verso il cimitero. Scorriamo pure Antonella, fermiamoci un attimo, vi ricordate? Collegamento verso il cimitero con un'area verde che è questa F1 a ridosso della provinciale e questo I2 che è un parcheggio. Andiamo a vedere come è modificata la scheda. Vedete, eccolo qui, l'unica modifica è questa. L'ambito di intervento resta quello grigio originario, la superficie fondiaria resta la solita. Semplicemente gli si dà 40 metri quadrati in più. Non ci sono altre modifiche, vero Antonella? Ah, ecco, è stato precisato che 40 metri quadrati in più devono originare dalla demolizione del fabbricato esistente presente nell'area oggetto di trasformazione, perché lì sì, se ricordo bene, c'è un Jacopo, poi te la zona conosci bene, c'è un manufatto degradato e quindi gli chiediamo un intervento di ripulitura. È Mi la sembra. mia era quel manufatto che è lì, Andiamo a Jacopo. vedere su Google. No, non è la mia, è la muratura. La muratura è un fabbricato forse anche maggiore di 40 metri quadrati, tra l'altro. È a un livello soltanto, un ex agricolo, insomma, fabbricato degradato. Eccolo lì. Sì, un pezzo della copertura è quello lì. Quindi niente, giustamente Vabbè.
Sì, dicevo, mi è parso di intendere che l'assessore dicesse che la previsione della rimessa in collegamento del parcheggio all'area verde col cimitero, però nella scheda non mi è parso di vedere il collegamento, è semplicemente l'inizio, cioè di la fase lavorativa, perché non c'è collegamento. Si Cioè, può mi pare vedere. indicato, è indicato, mi pare, nella descrizione. Sarà visto in sede di adozione. Diamogli un'occhiata. Sì, vedete, c'è scritto, no? Miglioramento degli spazi pubblici e degli standard urbanistici, nonché alla complementare integrazione e al riordino delle opere di urbanizzazione primaria, viabilità, percorsi pedonali e dotazioni territoriali. Ora, Ma c'è scritto in fondo il collegamento tra il centro abitato e il cimitero. Guardate realizzazione di una fascia verde di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico, corredata di filari di alberature di alto fusto e vegetazione autoctona sul margine esterno lungo la via provinciale, nonché di percorso pedonale di collegamento tra il centro abitato e il cimitero. qua. Ma io, se mi ricordo, qui bisognava farci una strada di collegamento, sbaglio. Cioè, io No, andiamo. non ci fu una discussione in sede di adozione, ma poi non c'era lo spazio per una strada, nel Mi senso che una ricordo strada. che venne detto che si faceva di sopra perché sotto era impossibile, che poi c'era da salire e si faceva invece una parallela. Ti ricordi, Jacopo, che fossi proprio te quello che evidenziasti questa problematica? Lo ricordo anch'io questo discorso, però non mi ricordo se si parlava di una strada proprio vera e propria o di un. Puoi Cioè. spiegare, Jacopo, per favore? Ah, scusate, ci torniamo, Antonella, Si parlava, io per quello che mi ricordo, e mi sembra che sia tradotto bene, del fatto che la presenza di una fascia a parcheggio e della fascia verde sulla strada dovesse garantire fino al limite del cimitero che si vede che prosegue lungo la strada, la possibilità che il percorso fosse accessibile, ma questo è un elemento progettuale, no? Anche da un mezzo che deve fare la manutenzione o che deve servirsi del cimitero, non da tutta la percorrenza delle persone che ci devono andare, che hanno l'accesso dalla provinciale, ma la possibilità che per ragioni di servizio o anche perché per servizio diretto del cimitero i mezzi, quelli esclusivamente di servizio, potessero usare questo tipo di percorso. Ma va bene, nel senso si può fare, non è un problema urbanistico. Passaggio qui, capito? Cioè, allora, però va bene lo stesso, quindi non è No, un. dico, è un problema progettuale, nel senso che le dimensioni e la possibilità per realizzare quel percorso ci sono lì sopra. Bisogna che poi, nel momento in cui la previsione si traduce, quel percorso lì abbia delle caratteristiche di larghezza, perché questa è l'unica cosa che va tenuta conto, per cui ci può passare anche un mezzo carrabile, ma non un corteo, un mezzo carrabile, insomma, no? Che arrivi al cimitero in quel modo. Sì, lì fra le altre cose un parcheggio è anche importantissimo perché quando si va a mangiare in quell'area lì si trova il parcheggio, ma quante macchine ci vengono lì in quel parcheggio? Quante macchine, quanti posti macchine? Assai, secondo me a Trentino ci vengono tutti, vedendolo così. A pettine ci possono entrare. Tra l'altro, quando si parlò in adozione di questa roba qui, c'era anche la problematica che la previsione in questione non arrivi, cioè il terreno, il fondo, ecco, diciamo così, l'area che è oggetto della previsione, non è tutta fino al cimitero. È soltanto quella porzione lì tratteggiata interna al territorio urbanizzato, quindi una strada al cimitero non ce la puoi fare, in sostanza. Quello che possiamo ottenere è un percorso fatto in questa maniera, no? Cioè in cui al proponente gli dici, in virtù della trasformazione che realizzi, mi esci, diciamo, fuori dal tuo margine della trasformazione con questo percorso. Ecco, se si vuol dire che magari, come dire, precisare, no, nella scheda per esigenze di servizio del cimitero, forse, ma non si fa, però insomma, è proprio una minuzia per la progettazione.
Sì, e poi un'altra cosa, l'ulteriore pezzo che manca da questo confine al cimitero per il collegamento? No, No, di, la prescrizione riguarda il collegamento pedonale fino al cimitero, perché Ma è tutto di una proprietà quel terreno lì? no, ma il collegamento pedonale, a parte forse è tutto di una proprietà, se ricordo bene, ma non lo so, ma insomma, però si vide che il collegamento pedonale era fattibile, diciamo, a margine della strada, ecco, questo si vide. Mi Non vorrei che pare, rimanesse una previsione che poi non si realizza, ecco, che è importante avere un collegamento dal parcheggio al cimitero, ovviamente la prescrizione che hanno loro è di carattere pedonale. Eh? no? Vedete, Sì, vedete, c'è infatti. proprio, guardate questo disegno qui, si vede bene. Vedete, c'è questo Simone, percorso qui. Sì. però in ragione del, cioè va bene che il percorso sia pedonale, anche perché davvero non si può fare altro. Però la possibilità, cioè precisando con una formula che in sostanza ti faccia accedere da quel percorso un mezzo di servizio sul cimitero, perché è anche quella l'esigenza, capito? Cioè questa, la parte storica del cimitero di Montemagno, che è quella che in quel G2 campito è praticamente quella più a destra, di fatto è l'unico accesso attualmente che c'è a tutta l'area cimiteriale, che ha una parte nuova invece piuttosto grossa. Siccome ci sono dei dislivelli interni, la possibilità di realizzare il percorso pedonale dal paese è chiaro che elimina la pericolosità anche della provinciale per qualsiasi persona, però ha anche un valore di servizio. Allora dico, va bene che è un percorso pedonale, però per l'esigenza di servizio in questione vuol dire semplicemente avere un percorso largo 3 metri, capito? Che può essere la larghezza di un percorso pedonale. Però specifichiamolo, no? Perché in modo da poter avere un percorso che sia servibile anche a questo, che è un problema serio, insomma. Sì, ora, non credo che noi possiamo chiedergli a loro di fare un percorso carrabile, Jacopo. Cioè, onestamente, non... qui Non ha è, ragione. il problema non è dire carrabile, no? Magari nella scheda, lì ci si può scrivere il percorso pedonale di collegamento utile alle esigenze di servizio del cimitero. Punto. Cioè anche utile all'eserci alle anche utile. Capito? Così te, quando poi se parte la previsione, nel dimensionamento del percorso, capisci che, cioè, gli dici: non me lo fa di 1,5 metri, fammelo di 3 metri il percorso di larghezza. Basta, non è che ci sono delle caratteristiche tecniche ulteriori. Sì, va bene. Ci si può scrivere, poi è chiaro che sarà il progetto a definire meglio quest'aspetto qui, perché non c'è un altro modo, insomma. Antonella, puoi tornare un attimo sulle prescrizioni? No, quella relativa al cimitero. In fondo, è di servizio per le necessità del cimitero. Proprio in Vabbè, fondo al discorso. questo lo possiamo segnalare a Fabrizio, non è un problema, insomma. Scusate, buongiorno. Che cosa vorresti precisare così me l'annoto in modo preciso, Jacopo? Perché... Jacopo dice: va bene il percorso pedonale di collegamento. Sono consapevole del fatto che non è possibile realizzare una strada, vuoi perché siamo, no, fuori dal territorio urbanizzato, o vuoi peraltro perché quell'ambito
insomma, non ha le caratteristiche per ospitare una strada vera e propria. Dice Jacopo, però, nel progettare il percorso pedonale, magari potrà essere utile individuare una larghezza che consenta un accesso di servizio al cimitero, cioè a volte, come il cimitero è su più, cioè su un dislivello, no? Rispetto alla provinciale, bisogna salire per andare nella parte più vecchia del cimitero. Che Sì. succede? Che i mezzi di servizio magari hanno un'esigenza a volte di accesso più alto, ora non so come dirlo, e quindi avere lì, nell'ambito di un percorso pedonale, un accesso di servizio per i mezzi che devono fare magari manutenzione o cose di questo tipo può essere utile. Allora dice Jacopo, nel progettare magari il percorso pedonale, gli si dà una larghezza che consenta a un piccolo mezzo, magari che deve fare dei lavori, di poterci accedere. Ho detto bene, Jacopo? Ma anche banalmente al caro funebre va dedicato. Cioè, se il caro funebre deve poter arrivare al cimitero, visto che il cimitero storico è inservibile perché è pieno, cioè il cimitero recente, che passi di lì il caro funebre, no? Anche perché se ci realizza un percorso pedonale va da sé che ci realizza un ingresso al cimitero, no? Non ce lo realizza il proponente della previsione, ma ce lo deve realizzare alcuni servizi, perché sennò ci si vuole. Scusate, no, non è scritto più in basso questo discorso? L'attuazione della previsione è subordinata al completamento del percorso pedonale a margine della viabilità provinciale? C'è scritto, però Jacopo dice: se poi me lo fai un percorso pedonale di 1 metro, il caro funebre non ci passa. Dice allora magari. Io dico nella prescrizione, nonché di percorso pedonale di collegamento per il centro abitato e il cimitero, utile alle necessità di servizio dello stesso. Di Vabbè. caratteristiche utili alle necessità di servizio dello stesso. Questo si può precisare, Non so se gli altri sono d'accordo. eh? Io sono d'accordo perché era il motivo del mio intervento iniziale, mi ricordavo questa cosa qui. Ora te l'hai spiegata meglio, non me la ricordavo questa cosa. Poi vorrei dire qualcosa anch'io, non so se c'è Alberto prima. Ok, aspetta. Controllo. Sì, Alberto, e poi ci sei te. Comunque vi faccio notare che sotto c'era scritto secondo l'apposito progetto approvato dal comune, quindi insomma c'è anche questo aspetto. Alberto. Non era l'intervento di prima, sono a posto io. Ok, allora vado io. Allora, io sono d'accordo con Jacopo che il percorso pedonale deve avere le misure per il passaggio di un mezzo per i servizi cimiteriali. E dico, e dov'è il problema? Ci si lasciano le misure, no? Dobbiamo lasciare una striscia verde, la lasciamo di misura perché ci possa passare un mezzo e lì non vedo il problema qual è. Poi un'altra cosa, ci vuole l'estensione di questa striscia verde fino al cimitero, se no non serve a niente. Quindi bisognerebbe prevedere una previsione d'esproprio anche dell'altro campo, di quella striscia verde che poi deve andare al cimitero. Non so se è della stessa proprietà quel campo lì di sotto, però se no in quel punto lì c'è da prevederci un esproprio per realizzare il percorso fino al cimitero. Poi un'altra cosa, l'accesso dietro al cimitero è possibile poi realizzarcelo anche un altro accesso, non so se c'è già, dalla parte dietro io non ci sono stata. Michela, no, noi in questa fase non possiamo prevedere nuovi espropri, siamo nella fase delle osservazioni. Guardate che a me mi sembra un déjà vu, nel senso che noi questa discussione paro paro l'abbiamo già fatta in sede d'adozione e adesso poi uno gli viene la memoria. Fu detto, mettiamo che il progetto lo fa il comune proprio per governare le caratteristiche di questo accesso pedonale. Okay? Quindi abbiamo già fatta questa discussione. Il motivo, Michela, per cui non c'è una previsione che arriva fino al cimitero è che la proprietà che ci ha proposto la scheda norma nella fase delle manifestazioni di interesse non arriva fino al cimitero. Okay? Allora, per portare a casa la realizzazione del parcheggio, la realizzazione di questa fascia verde lungo la provinciale e no, un percorso pedonale di accesso sul cimitero che si può sviluppare, diciamo, accanto alla provinciale. Vi ricordo, abbiamo quella previsione di automatico esproprio che ci consente anche l'allargamento delle strade, no?
si fece così, cioè questa discussione, anche bella approfondita, l'abbiamo fatta in sede di adozione. Quindi benissimo la precisazione di Jacopo, diciamo a futura memoria di chi poi nel comune dovrà fare la progettazione, no? Perché poi il tempo passa e le cose si dimenticano, quindi va bene. Però tutte queste cose le abbiamo ampiamente discusse e Michela, il motivo per cui la previsione non arriva fino al cimitero è che incrocia altre proprietà e quindi noi l'avremmo pregiudicata se avessimo coinvolto altre Perché proprietà. allora in fase d'adozione non ci abbiamo messo una previsione sull'altro terreno? Quello si poteva fare. Le previsioni di esproprio sono state messe da tutte le parti, lì non ce l'abbiamo messa allora. Te lo dico io il perché. Perché abbiamo messo la previsione che le strade possono essere allargate di 2 metri, mi pare questa sia diciamo la larghezza, in automatico. Quindi lo vedi questo percorso pedonale a pallini verdi che si distanzia dalla strada? Non è un caso, cioè è più o meno, ora non so se sono 2 metri, chiaramente questo è un disegno indicativo, i pallini sono indicativi. È proprio l'ambito nel quale uno può fare un allargamento stradale e determinare un percorso come quello che dice Pedonale, Chiara. però mi dici il campo Pedonale, lì non è del. non carrabile, certamente con caratteristiche che però consentano, magari, come diceva Jacopo, a un mezzo di servizio, che sia il carro funebre o magari un piccolo mezzo che deve andare a fare una manutenzione, un accesso, cioè non è che carrabile tecnicamente vuol dire un'altra cosa, no? Carrabile si apre il codice della strada, ci sono le larghezze minime, no? A quel punto ci vogliono le aree per la manovra, per le manovre di svolta, cioè carrabile è una strada, no? È una strada con caratteristiche di urbanizzazione. Un percorso pedonale di una larghezza sufficiente a far passare un mezzo è un'altra cosa, ok? Cioè sono cose diverse tecnicamente. Siamo sicuri che la proprietà finisce lì o non è anche sotto, nel campo di sotto, la proprietà del signore dell'osservazione? Gli abbiamo fatto questa verifica? Suo tempo credo proprio di sì, eh. Ora, poi. Simone, scusa, però una cosa, la Michela secondo me sta dicendo una cosa un po' diversa, cioè lei dice, Michela, poi mi permetto di interpretarlo perché forse ho capito. Certo. Allora, la previsione a pallini, in sostanza, no? Quando esce dall'area di trasformazione e quindi dalla proprietà del richiedente, come la realizzi? È questa un po' la domanda, no? Perché dice, se non c'è una previsione a esproprio, come fa lui a realizzarti il percorso fino al cimitero se non c'è suo? Al di là del livello tecnico, dico, no? Ma proprio a livello amministrativo, cioè se le Non c'è proprietà non suo, sono. se non c'è suo, devi tu comune procedere perché te gli hai messo in conto, l'hai messo diciamo in capo la realizzazione del percorso, no? Ma la disponibilità dell'area non puoi pretendere da lui che abbia la disponibilità di un'area di cui non è proprietario. Quindi delle due l'una, o è suo, io non me lo ricordo onestamente, credo di no, però non me lo ricordo, oppure. Credo di no perché questo fu l'ostacolo poi a fare una previsione fino al cimitero. Se non è suo, come mi pare di ricordare, noi si fece, ma guardate si è già fatto questo ragionamento in sede d'adozione, si disse la strada può essere allargata espropriandola in automatico perché ci sono quelle misure che abbiamo messo nel piano, tant'è che Jacopo te chiedevi, no, che quelle misure venissero allargate ulteriormente. E abbiamo fatto diciamo il possibile perché oltre un certo limite la norma non regge e chiaramente la provinciale se l'allarghi di mi pare un paio di metri è la previsione se l'allarghi di un paio di metri probabilmente un percorso pedonale con quelle caratteristiche che dite voi si realizza perché in 2 metri ci passa un carro funebre. Io ti dico un'altra cosa, Simone. Secondo me non sarebbe neanche necessario scomodare questa roba qui, perché se i proprietari sono diversi, i proprietari di questi due campi sono diversi, hanno tutto l'interesse a che ci sia realizzato per l'accessibilità a quei campi lì un percorso che al margine dell'Italia, no? Quindi io me lo ricordo, questo ragionamento si fece. La posizione del percorso in questione a margine della provinciale potrebbe,
facilitare anche la cessione di una porzione, no? In favore di chi poi realizza il percorso fino al cimitero, perché in cambio ti dà l'accessibilità del percorso alla sua proprietà, che ora non ce l'hai. Allora io ho Deve detto essere la esproprio. cessione degli stessi metraggi dell'intervento di sopra, capito? Perché lì se non ci viene una strada unitaria, tutta uguale, non serve a nulla la previsione che si sta facendo ora quassù. Cioè lì deve venire dall'inizio alla fine del cimitero lo stesso percorso, delle stesse metrature, con le stesse caratteristiche, se no non serve a niente. Infatti, il motivo del mio intervento iniziale era proprio quello. Sì, però scusate, io non so se è registrata la riunione che si fece, non mi ricordo neanche quando, un anno fa. Vi giuro che era paro paro la discussione. Cioè, abbiamo già, io vi volevo È dire istantaneamente, uguale, precisa identica. Adesso identica, fortunatamente non c'era l'abbiamo ancora già lì. fatta. Ora siamo in sede di va bene rifarla, per l'amor di Dio. Però vi assicuro che ne abbiamo discusso e abbiamo trovato, diciamo, la soluzione che è quella che appunto stiamo dicendo. Ora Ah, io l'osservazione Simone è. io la faccio la discussione, anche perché non ho votato l'adozione, quindi qui in questa sede mi permetto di fare tutte le discussioni che voglio, ti Michela, dico la verità. sto dicendo soltanto che mentre in sede d'adozione quella discussione lì, diciamo, aveva degli spazi di manovra, no? Che sono stati valutati. Ora, in sede di osservazione, noi non è che possiamo far Però non vedere. è stata, allora, in sede d'adozione non è stata recepita la discussione, perché Ma come effettivamente no? tu mi Allora, impegni io in questo. ti invito ad andarti a rivedere la registrazione. Siccome io me lo ricordo bene com'è andata. Ti invito ad andarti a rivedere la Ma non registrazione. c'è la registrazione, perché all'epoca io non c'ero in commissione, non si registravano, si facevano in comune. Queste registrazioni non ci sono sicuramente. Ma a me non Sei mi l'unico interessa andare a vedere la organo che non mi registrazione. Io ricordo voglio. c'era la commissione all'epoca, ecco perché. Non Però. lo so, non lo so se si è fatta online o avviso. No, se ti ricordi bene, si è fatta in presenza, allora forse non te lo ricordi bene, perché in Chiamavo in fase di presenza, adozione non si effettivamente. facevano ancora online Non le riunioni, quindi. me lo ricordo, ma mi ricordo bene questo tipo di discussione, perché sia Jacopo che la Michela, che conoscono bene quel luogo, posero questo tema. Io vi Questo. chiedo allora, visto che secondo voi questa previsione si realizzerà? Sì, Perché assolutamente sì, anche se non certamente. è previsto l'esproprio e non è perfetto, e No, non è previsto. ma scusate, ma No, perché no, se una era cosa che domanda, perché ho paura che è magari si metta in previsto, campo qualcosa e poi non si realizzi. Benissimo, è pensiamo. previsto. C'è una norma nel piano operativo che prevede l'allargamento delle strade, di tutte le strade, va bene? Di un ambito di 2 metri, va bene? La discussione che fu fatta in sede d'adozione è che non si poteva fare una strada lì, una strada da codice della strada lì non si può fare per ovvi motivi, e che serviva per l'accesso ai mezzi di servizio del cimitero un percorso pedonale che consentisse anche l'accesso di un mezzo del tipo un carro funebre, e si fece esattamente questo ragionamento. E non è un caso che i pallini verdi, quando i pallini verdi nella parte fuori dalla previsione sono più su, non è un caso, perché quella fascia verde che c'è fra la strada e i pallini verdi è l'ambito dell'esproprio. Va bene? Io più l'esproprio nel senso. Se il proprietario fosse in disaccordo, se poi il proprietario, come dice Jacopo, fosse d'accordo alla cessione, allora non c'è, diciamo, questione, nel senso che la previsione lo consente e lui cederà bonariamente una striscia che serve a fare l'accesso pedonale. L'accesso pedonale tecnicamente è un accesso pedonale, non è una strada carrabile. Poi che l'accesso pedonale abbia la larghezza per farci passare un mezzo di servizio, va bene. Lo abbiamo anche precisato. Quindi vi sto dicendo semplicemente che questa discussione l'abbiamo fatta in sede d'adozione e non è finita quella discussione in sede d'adozione con delle contrarietà, è finita con questa soluzione. Poi io Visto che io mi non ero in commissione sono all'epoca e sono subentrato successivamente, allora ti dico che tempi richiederà tutta questa previsione se poi deve essere fatta l'allargamento. Ora poi bisogna se l'allargamento del tratto carrabile significa allargamento della strada o significa farci un passaggio pedonale, non lo so. Che tempi richiederà, come farà colui che vuol realizzare quell'intervento a fare anche il collegamento dal parcheggio al cimitero?
tempi biblici, secondo me, e non si realizzerà. La mia paura è quella, appunto. Ma perché tempi biblici? È vero. Secondo te per espropriare una striscia di Per terreno ci me vogliono sì. tempi biblici? Per me Ma sì. assolutamente no, ma assolutamente no. Si starebbe freschi, Riccardo. Sai quanti espropri ha fatto il Capisci che Comune sono di Pesce in contento. questi anni? Ma figurati, ma lo sai che la legge sulle espropriazioni consente persino l'occupazione d'urgenza e poi dopo si parla con calma dell'indennizzo, no? Cioè, non diciamo delle cose. Ora, tu mi parlassi, no, della via lungo fiume di Camaiore, ti direi, hai ragione, Ma è una progettazione complessa. se mi tranquillizzi che mi dici che è fattibile velocemente, sono Certo che è va fattibile, benissimo. una striscia di terreno per fare un accesso al cimitero, non è che è un'opera biblica, eh? Ma tra l'altro, Riccardo, c'è cioè veramente questa situazione, per come è collocato il percorso, per le caratteristiche del percorso, per il livello di servizio che deve avere, è anche la condizione più semplice perché le proprietà in questione poi possano collaborare alla realizzazione del Ma percorso. condivido questo, Jacopo, Quindi, però voglio è dirmi, una ci siamo posizione. messi in una situazione di realizzabilità piuttosto semplice. Ora, c'era Roberto Lucchesi che voleva parlare. Roberto? Si è prenotato. Capito? La mia preoccupazione era quella, se mi dici questo sono contento. Buongiorno, io volevo dire che le cose che poi sono state dette, perché quando è toccato a me da parlare, è chiaro che la discussione era già fatta. Questa discussione è stata fatta a quel tempo, che o si prevedeva una strada a esproprio lato monte, che però andava a finire contro il cimitero e non era accessibile, c'era da ritornare sulla provinciale o quantomeno fare uno slargo grandissimo accanto al cimitero. Quello che dice Simone è la soluzione più corretta, cioè quella deve essere una striscia pedonale che ci passano, quella della Francigena che qualche volta qualcuno in quel tratto lì ce le schiaccia e eventualmente il carro funebre. Cioè, ci sono altre strade, perché andare a prevedere un esproprio lato monte dalla parte esterna del cimitero per fare una strada carabile è una cosa impossibile. Poi il terreno sale, anche se lì la curva di livello si vede poco. Quindi verrebbe un qualcosa che porta in una zona che poi non serve al cimitero, perché è dalla parte apposta dove c'è un dislivello. Quindi io penso che la soluzione che abbiamo optato sia la migliore per quel tratto di strada lì. Io sono d'accordo a questa previsione qui, però voglio specificare, e lo ridico un'altra volta, che secondo me deve venire una strada che ci possa passare un mezzo, non carabile, ma che ci possa passare un mezzo unitaria dall'inizio dell'intervento fino al cimitero. Lo stesso percorso, pari pari della stessa metratura. Come non lo so, lo sapete voi, però se si vuole fare una cosa fatta bene, deve venire lo stesso percorso. E infatti per quello che volevo anche verificare la proprietà degli altri campi, perché se fosse dello stesso proprietario, visto che gli si danno 40 metri in più, potrebbe anche ampliare la strada fino in fondo al cimitero. Se fosse lo stesso proprietario, non lo so di che proprietà sono gli altri campi, non me lo ricordo, se si può verificare. Ma Michela, c'è Allora, le scritto. proprietà le ho verificate, scusate, così almeno, non sono della proprietà dell'osservante. Ok, Però. allora non si pone il problema. Però ecco, il fatto di dire che la strada dall'inizio alla fine del cimitero debba venire con le stesse caratteristiche e della stessa metratura, questo è indispensabile, se no non serve a niente. Volevo dirvi, è a carico del proprietario, la realizzazione fino al cimitero. Questo ce l'abbiamo già scritto. È chiaro che noi gli dovremo fornire la striscia sulla parte che non è di sua proprietà. E quindi ci si farà carico di un esproprio che non è costoso e non è complicato, ammesso che serva l'esproprio perché ci sta anche la cessione bonaria in una situazione La così. Tutto qua. sessione, dai, ma il discorso che dice la Michela di caratteristiche unitarie si può scrivere, secondo me, no? Di caratteristiche unitarie a servizio per le esigenze di servizio del cimitero. Ecco, questa potrebbe essere la formula. Così mi garba di più. Sì, noi l'avevamo risolta in sede d'adozione col fatto che il progetto lo fa il comune. È chiaro che quando il comune va a fare un progetto, come fa a non fare Sì, infatti è uno scrupolo, però però va bene. Insomma, se ce lo volete scrivere va bene, io non è che sono contrario. Ce lo siamo segnati, Antonella?
Sì, comunque volevo informare la Commissione, ma per precisazione, che le commissioni che si sono fatte nel 2020 per la presentazione del piano operativo sono tutte online nelle commissioni, cioè quella che abbiamo discusso questa osservazione qui, osservazione questa individuazione, è del 2 di giugno, di luglio, luglio Allora vedi che 2020. mi ricordavo bene. C'è la registrazione. Vabbè, a me non mi interessa andare a No, vedere la ma registrazione. siccome non Io, ci, non, no, no, che hai non fatto ci bene a si vota informare. Io oggi, però gli ma... dico all'assessore che la guardo ora l'osservazione, la ridiscuto e avessi cambiato anche idea, l'ho cambiata, voglio dire, ma ora me la sto riguardando e anche se non mi torna alla mente quello che abbiamo fatto prima, la ridiscuto ora, non vedo dov'è il problema, ecco. Non è che mi devo andare a No, vedere le registrazioni di tutti. scusa Michele, non esiste il problema, dico solo che siccome siamo in serie di osservazioni e non è che si può rivalutare le cose che abbiamo deciso in sede d'adozione più di tanto, no? Ci sono dei limiti di legge, mi sono permesso di ricordare alla Commissione che questa discussione, paro paro, l'abbiamo fatta in sede d'adozione. Allora, siccome approfondire va bene, però siamo in una fase diversa del piano. Mi sono semplicemente limitato a segnalare questa cosa, cioè che le preoccupazioni, diciamo, che sono state sollevate, no, in particolare da te, ma anche Jacopo, siete di quella zona, no, del territorio, le avevamo assunte e risolte in fase di adozione. Era un modo per dirti: guarda, stai tranquilla, si approfondì in fase di adozione e si trovarono le soluzioni. Ora poi, nella formula finale, no, delle prescrizioni, lo vogliamo dire meglio, va benissimo, tutto qua. Bravo, infatti la discussione di oggi serve anche a infilarla nella scheda norma come una prescrizione. Questo nella fase d'adozione non si poteva fare, quindi è giusto farlo ora. No, c'è già la prescrizione, la vogliamo scrivere meglio? Benissimo, la prescrizione c'è già, capito? Così come c'è già la possibilità di fare questo benedetto accesso pedonale, perché la norma consente di prendersi questa striscia. Quindi tutte queste cose ci sono già. La vogliamo descrivere meglio? Va benissimo, Jacopo ha voluto precisare di servizio, no? Te hai precisato una progettazione, diciamo, unitaria, va bene. Cioè, indicare delle... Avere una descrizione più puntuale va bene, no? Che qual è il problema? Volevo solo dire che l'abbiamo fatta questa discussione, ecco, non è che non l'abbiamo fatta, tutto qui. 471 l'abbiamo fatta ora. 472. Allora, siamo in via del termine al Lido di Camaiore. E riguarda l'osservazione della scheda norma 1.1. In sostanza chiedono, per rendere attuabile la riqualificazione dell'area, di consentire ai proprietari di poter eseguire interventi diretti sui singoli lotti, svincolandoli dalla stesura di un progetto unitario. Questa è quella previsione che abbiamo già visto, perché ci sono varie osservazioni di vari cittadini. Vi ricordate quella previsione su Via del Termine, dove sono Me la coinvolti? ricordo, ma io non l'ho mai capita quella lì. Se me la puoi spiegare, mi fai un favore. Grazie. Allora, qui c'è una previsione di recupero e riqualificazione che coinvolge più proprietà, diverse proprietà. Sostanzialmente le osservazioni mirano a dividere questa previsione per renderla più semplicemente attuabile, cioè invece di coinvolgere in un'unica previsione tutti i proprietari, ci hanno chiesto per ogni proprietà di fare una singola previsione. Che poi realizzi, diciamo, nella somma, gli obiettivi pubblici che sono previsti in questa scheda. Come abbiamo già visto l'altra volta, il Comune ha trovato un punto, diciamo, di compromesso che sostanzialmente è dividere l'area in due parti, vedete? Comunque andiamo a vedere nella scheda, sì, almeno si vede meglio. Andiamo avanti. Andiamo avanti.
Vedete, gli ambiti sono questi qui in viola. Aspetta, torniamo un attimo su. L'adottato, facci vedere l'adottato, Antonella. Questo è l'adottato, no? Lo Poi, sopra l'adottato, sì. andiamo Sì. sotto. Andiamo sotto. Questo è l'approvato. No, il modificato a seguito osservazione. Modificato, se capisco bene, è rimasto Lo è, uguale. scusate, ve lo spiego io perché si vede un po' maluccio. È Allora, vedete infatti. la parte questa superiore dove c'ho la manina io? Sì. No? Era dentro questa zona. Con l'accoglimento delle osservazioni è stata tolta, l'edificio è stato messo in H1. Vedete questo? Quindi è stato scorporato un pezzo di area Sì. E lo dall'appendice vedete, e ormai. lo vedete bene qui, vedi? Ora si vede, è fatto piccolino, è qui. Come mai è stato scorporato? Allora, prima la guardiamo tutta, poi rispondiamo a Riccardo. Superficie territoriale, vabbè, è stata rettificata in funzione di quella che è. Ecco, questa è la richiesta fondamentale, Io credo che sia quella. è ammessa anche l'attuazione per parti inferiori a quella complessiva. L'abbiamo già vista, questa prescrizione su un'altra osservazione, però la rileggiamo. È ammessa anche l'attuazione per parti inferiori a quella complessiva precedentemente indicata, purché le superfici interessate interessino almeno il 25% della superficie territoriale totale. Tra l'altro, Alberto Iacomini disse qui: mettiamoci che siano superfici però contigue tra di loro, fece questa osservazione Alberto. Ora è una di quelle che Fabrizio deve aggiungere. Qui c'è stata anche la correzione in italiano. In questo caso, la realizzazione e cessione di aree per spazio pubblico indicate dal PO dovranno essere calcolate in forma proporzionale per una quota parte calcolata secondo la percentuale di superficie territoriale interessata. Quindi la cosa più importante. Poi andiamo a vedere quello che chiedeva Riccardo, ma la cosa più importante è questa, l'abbiamo già vista in un'altra commissione, cioè la previsione è unica, però siccome coinvolge molti proprietari e il rischio è che non parta mai, se partono tutti insieme, allora abbiamo detto ok, la potete fare anche a porzioni di un quarto alla volta, purché in forma proporzionale realizziate la parte di opere pubbliche che vi spetta. E Alberto fece questa osservazione che Fabrizio recepì di mettere contigue, no? Perché non è che può passare un pezzo da una parte e un pezzo, partire un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra. Ora, su perché è stata tolta quella No, particella. scusami Simone, scusami, rettifico. Mi sono confusa io perché c'è un'osservazione che chiede lo scorporamento, però è un'altra, non è Ma non è questa. questa. Ecco, allora No, la mi sono confusa io, scusatemi, mi sono confusa io. Allora la Quindi vediamo è poi quando stata ci sarà. tolta. Quella modifica cartografica che ci ha fatto vedere l'Antonella è sempre, Riccardo, riferita a questa scheda, ma non riguarda questa osservazione, ok? Ecco, ma questa scheda qui in definitiva chiede cosa? Che in quell'area ci possa essere fatto anche il commercio al dettaglio? No, chiedevano soltanto. Il resto è rimasto uguale, no, Sì, Antonella? no, ma me la ricordo io. Cioè, lo spirito di questa osservazione è che in quell'area si possa No, fare anche. lo spirito di questa osservazione è che in quell'area c'è bisogno di un riordino urbanistico perché è un'area che è cresciuta abbastanza disordinatamente. Ora, le destinazioni d'uso ammesse, le guardiamo? Scorrere un po', Antonella? Dove è prenotato Alberta? Sì. Torna un po' su, Antonella. Eccola qui, no, sono qui. Artigianale, industriale, commerciale all'ingrosso, direzionale e di servizio, perché sono sostanzialmente le caratteristiche di quella zona lì. Ok? Alberto? No, vabbè, ma ha anticipato Simone, volevo semplicemente ricordare l'intervento che avevo fatto, ma questa qui si è già discussa nella totalità, basta sostanzialmente dire che venga allineata con le integrazioni che vennero fuori dalla scorsa commissione, tratta lo stesso oggetto sostanzialmente. Alberto, scusa, si era vista, ma l'osservazione in questione qual era? È vero, Era perché. un'altra, Jacopo,
era un'altra di un altro proprietario, se, e ora io a memoria qual era non me la ricordo. Perché ha ragione Alberto, bisogna allinearci a quella, la richiesta è la stessa. Forse in quell'altro c'era anche una questione funzionale, ma qui mi pare che è proprio No, no, ma uguale. io. Mi pare ridondante, sta ancora a parlare di questa qui, si è già discussa, abbiamo già definita, basta allinearla. Questo dicevo io. È chiaro che questo è il file, banalmente, questo qui è il file trasmesso alla commissione, no? Non è ancora il file con le modifiche figlie del lavoro della commissione, va bene? Interventi? Non ce n'è. Bene. Io, ragazzi, 85. questa osservazione qui non l'ho capita. Sono duro. Ma che, qual è lo, cosa chiede l'osservante? Gli osservanti cosa chiedevano con questa osservazione? Chiedevano di non essere vincolati negli interventi previsti dalla scheda norma al fatto che partano tutti insieme, perché ci sono 4-5 proprietà. E allora noi abbiamo scritto che possono partire un quarto alla volta. Ho capito. Sì, Purché le con ali la siano contigue. prescrizione che siano lotti di terreno uno accanto all'altro, per evitare, ti Ah. ricordi Riccardo, di fare interventi a macchia di leopardo. Giusto, giusto, Questa. grazie. Allora, 485. Allora, qui c'è una richiesta di inserimento di una nuova scheda norma che prevederebbe la realizzazione di un edificio ad uso abitativo bifamiliare e in cambio la realizzazione di un parcheggio accessibile da una strada esistente. L'istruttoria è di non accoglimento perché impegna il suolo inedificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato. Però abbiamo segnalato che, diciamo, la proposta un domani potrebbe rivestire un interesse, perché, diciamo, siamo in una zona, quella dei Frati, dove insomma, la dotazione di parcheggi non Dove è. siamo qui? Ora ci si va a vederla. Però ripeto, non è accoglibile perché siamo all'esterno del territorio urbanizzato. Quindi anche in futuro, Simone, non potrà essere realizzata. No, allora i parcheggi, Michela, possono essere realizzati fuori dal territorio urbanizzato, ma con un procedimento di copianificazione che investe il piano strutturale, cioè devi fare una variante al piano strutturale e con la regione, diciamo, discutere la localizzazione dei parcheggi, che noi abbiamo fatto, no? Tutti i parcheggi che abbiamo localizzato nelle zone collinari, però lo facemmo, diciamo, nelle fasi appunto della copianificazione. E l'edificazione residenziale no, non si può fare, almeno che uno non riveda il perimetro del territorio urbanizzato, ma per rivedere il perimetro del territorio urbanizzato bisogna, diciamo, dimostrare che è stato disegnato male in quel punto quando è stato fatto da noi, nel senso che ci sono delle regole per individuare il territorio urbanizzato, no? Poi ci sono dei punti in cui si può discutere, ma altri in cui non si può discutere, no? Dove arriva e dove finisce il territorio urbanizzato. Quindi in questa fase non è accoglibile. In un procedimento di revisione il parcheggio sicuramente, insomma, è fattibile, salvo che la regione non dica che ci sono dei valori paesaggistici importanti che vengono compromessi, l'edificabilità dipende da se è possibile o no estendere il territorio urbanizzato, e questo è possibile solo
se la lettura del territorio consente di dire che lì è stato commesso un errore. Ok? L'area in questione ve la sta facendo vedere l'Antonella. Vedete, siamo a ridosso della via provinciale in località Frati sostanzialmente. Quindi la cosa che noi abbiamo detto è non ci la sentiamo di dire per diciamo, per il futuro che non possa essere rivalutata perché magari fare un parcheggio qui può essere utile. Ora è un Parcheggio dove verrebbe? qui dove Antonella faglielo vedere lì. Ora non è proprio a ridosso della via provinciale, intendiamoci, però è anche vero che saranno 3 minuti a piedi, insomma, non è che sia lontano. Avrebbe la disponibilità di fare quell'accesso che Antonella vi sta facendo vedere con il cursore. Quello sarebbe l'accesso che porterebbe ad un'area parcheggio. È da valutare. È da valutare, però vedete, ora è fuori dal territorio urbanizzato, per cui è da valutarsi per il futuro, insomma. Antonella, non mi ricordo una cosa, anche a Manola lo chiedo. L'intervento residenziale loro lo calavano dove? Anche lì nel fuori dal territorio urbanizzato? Aspetta, guardiamo nell'osservazione. Sì, allora lì viene evidenziata l'area di loro proprietà perché. Ecco. Questa è la proposta. H1 e il parcheggio quello giallo. Loro avevano proposto H1? Sì. Ma qui si erano sbagliati, perché che senso ha l'H1? L'H1 e poi sì, la che può essere poi, come dire, utilizzata per eventuali nuovi interventi. Ma non subito, se uno ci pianifica un domani. Capito. Probabilmente si sono trovati nella difficoltà dell'intervento residenziale che non era ammissibile, hanno provato a fare questa richiesta, ma insomma non è ammissibile nemmeno questa. Niente, questa va, come dire, potrà essere valutata eventualmente in futuro nell'ambito di una copianificazione, sapendo però che mentre il parcheggio, ripeto, è fattibile, l'intervento residenziale lo è nella misura in cui si ritenga che lì il confine tra territorio urbano e territorio rurale è stato disegnato male e possa essere rettificato, cosa tutt'altro che scontata, nel senso che se vi ricordate anche qui in sede di adozione si fece una discussione su questa zona del territorio, molto approfondita. Va bene. Procedo, Presidente. Io, come detto ieri, vi devo lasciare. Mi sentite? Sì, ce n'hai per una mezz'oretta, ci Sì, dicevi ce ieri? l'ho per una mezz'oretta. Allora ci si ricollega alle 10? Sì. Ma manda un messaggio in commissione sul WhatsApp, Il problema è sulla chat di WhatsApp quando ci si può ricollegare. Il problema è che sono senza cellulare stamani, non ci sono stato a casa. Comunque, Grande, grande Iago. vabbè. In qualche modo facciamo. Facciamo così. Io per il momento posso andare avanti perché non mi sta partendo l'altra videoconferenza. Che, se si vuole andare avanti, procediamo pure. Sì, andiamo avanti. E poi così quella mezz'ora lì si conta effettiva, via. Appunto. Allora, osservazione 489. Qui la valutazione è di assenza di un interesse pubblico rilevante che giustifichi una nuova edificazione. La richiesta è quella di realizzare due fabbricati composti da 2 unità di civile abitazione in cambio della realizzazione di un parcheggio.
con la cessione gratuita dell'area al comune. Siamo in via Misciano a Camaiore. No, in via del Giunta, località Misciano a Camaiore. Andiamo a vedere. Dove sarebbe quest'area qui? Non so dove abbia. Posso? Riccardo, le presente a via del Giunta? No, non lo presento onestamente. Allora, via Misciano le presente? Sì. Bene, vieni avanti, passi davanti alla pizzeria Le Tre Botti, vai avanti, la curva successiva invece di farla a sinistra vai dritto, quella è via del Giunta. Quando arrivi in fondo a via del Giunta, giri sulla sinistra, perché a destra va a finire il gruppo di case che c'è, giri sulla sinistra che è una strada privata, perché va su. Lì Arriva c'è in un questo. bosco quella strada lì. Arriva in un bosco quella strada lì. No, quella strada lì arriva a una villa che è in cima, arriva al Colletto, così chiamato, che comunque l'Assunzione è una strada privata quella lì. E da lì ci accedi anche, a quella lì ci accedi anche, se vai a Misciano. Prima del parcheggio che c'è, hai visto quel parcheggio che c'è sulla destra? C'è una strada sulla destra, non sulla sinistra, sulla destra a salire. Prendi quella, vieni giù e qui è segnata anche male quella strada. Comunque, Capite dove ci sono anche dei cani? C'è un recinto con dei cani lì? C'è vabbè. Boh, può darsi, io quelli non lo presento, il un podere recinto. immenso, c'è un podere immenso, capito? Bello quel posto lì. Quello non lo so. Qui Che da comunque vai. Cantichino scendi giù, c'è un gruppo di case, quello lì che poi in fondo Sì, c'è una spagna. c'è il gruppo di case, vieni avanti perché C'è una quella lì è una spagna. strada. Quella che viene giù è una strada comunale che si ricongiunge con la via del Giunta. Si riduce a un mezzo viottolino quando scende giù perché beh, è sempre stata quella maniera lì. E lì trovi questo appezzamento fatto a L, come lo vedi qui nella cosa. Non Ok, ho capito. capisco perché non gli si può dare quello visto che c'è le costruzioni sopra, sotto e di fianco. Comunque va bene. Ma per voi, per me va tutto bene. Graziano, Graziano, no, il ragionamento Dimmi, è, dimmi. serve un parcheggio in quella zona lì, se Quella serve. zona lì, ascolta, lì quella zona lì un parcheggino potrebbe anche servire, potrebbe, se tu ci costruisci, potrebbe, perché quelli che sono lì ora, in quel gruppo lì, parcheggiano già in quello grande che è sopra, che non li contiene tutti, tanto per essere chiaro. Non li contiene tutti. Uno da quella parte lì magari qualcosa farebbe, ecco, qualcosina in più farebbe. Però, ti ripeto, lì potrebbe essere utile per quel motivo lì. Allora, il ragionamento lo dobbiamo, diciamo, condurre, no? Come lo abbiamo sempre condotto. Si parte dall'opera pubblica e si valuta se è utile o no. Se è utile, allora si può prevedere l'opera pubblica e poi prevediamo, diciamo, no? In modo equilibrato una facoltà edificatoria. Ora, io appunto so bene che Graziano conosce bene quella zona lì del territorio, quindi è importante, Graziano, che insomma, tu dica come la pensi, perché questo è quello che va valutato, no? Se lì può servire o no un parcheggio pubblico. Tra l'altro, io ti avrei domandato, Graziano, se ci può essere un collegamento di questo eventuale parcheggio pedonale, diciamo così, con il cimitero, no? Nel senso che mi sembra di capire, leggendo la carta, che la strada si interrompe prima delle case e quindi in questo momento di lì a piedi, però se dico una cosa sbagliata, correggimi, Ma c'è Graziano. già un viottolo che collega laggiù, no? Sbaglio. C'è un viottolo esistente? A me Questo mi non sembra lo di so. c'è un viottolino, sarà 2 metri di larghezza, 1,80 m sarà di larghezza. Fino a un certo punto ci vai con la macchina, dopodiché ti fermi perché non ci passi più, con motorino ci puoi passare tranquillamente, scendi giù e vieni nella via del Giunta. Non è questo qui, non è questo che tu vedi ora, è dalla parte opposta. Il terreno che tu vedi è questo, è questa L qui. Ma è questa qua in cima alla L, esatto, no, 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 lì, quel punto lì, fino a quel punto lì la strada è larga, perché una parte, se te ci vai, ci hanno messo anche il divieto di sosta, perché una parte l'hanno lasciato, quelli della cassa lì, l'hanno lasciato per il parcheggio,
per parcheggio l'hanno lasciato loro e poi dopo prosegue, se te vedi, prosegue giù, viene giù fra le case e atterra qua in, esatto, in quel punto lì. Arriva a quel punto lì, arriva passando davanti alle case. Ma è un affarino di 1 metro, ti ho detto 1,20 m, 1,30 m, Ma secondo te può essere un parcheggio anche utile per il cimitero o è un po' troppo se lontano? no. No, per il cimitero no, per le case che sono lì sì. Oltre a quello che c'è già di sopra, proprio da questa parte della stradina qui, e non da, come c'è nella seconda ipotesi, da farla di sotto, da questa parte qui che servirebbe quelle case che sono qui. Quello sì, potrebbe Vabbè, allora io alla luce di quello che dice essere. Graziano, propongo alla Commissione di mettere questa osservazione fra quelle che abbiamo messo da rivedere in fondo, in modo che poi in fondo, insieme a quel gruppo di osservazioni, facciamo, no, un'attenta valutazione dell'interesse pubblico. Va bene? Siete d'accordo? Io sì, anche perché Sì. dico, le case comunque sì, avranno tutte il suo, vedo che c'è parecchio terreno, il suo accesso anche per le macchine. Ora, un parcheggio che serve, non lo so quanto può servire alle abitazioni che sono lì. Te lo dico subito, la maggior parte c'ha 2 o 3 macchine, 2 o 3 macchine in queste case qui non ci va, tutto lì. Infatti te le trovi nel parcheggio di sopra, le trovi nel mezzo alla strada di sotto, è un po', c'è un po' di... È così, insomma, parcheggiano come parcheggiano, Ok. Io vi devo chiedere la sospensione, se c'è nessuno. Si mette nel gruppo di quelle da rivedere, siete d'accordo? Mettiamola nel gruppo di quelle da rivedere, almeno si valuta, si guarda. Ok, allora sospendiamo. Jacopo, come ci avvisi con un segnale di fumo? Dove ti trovi? In realtà, secondo me potete restare anche collegati e esco io e poi dopo rientro. Posso restare a mezz'ora? No. Ah, vabbè, collegateci adesso, però faccio qualcosa. Capito? Resti collegato, fai il tuo e dopo rientro io. Capito? Va bene. E ti Antonella, rinnovo. si chiede uno stop della registrazione, poi la riprenderanno. Sì, hanno detto di sì. No, non si chiude la comunicazione, ma si stoppa la registrazione. Esco soltanto io perché sennò dal dispositivo non posso fare l'altra videoconferenza. Va bene? Sì, Va bene. poi ti ricolleghi, E ok? poi Ma, mi ricollego. Noi perfetto. restiamo tutti collegati a microfoni e a Grazie. fotocamere spente, va Senti, bene? ok. Allora si può bloccare la registrazione.
Sono tornato. Ci siamo tutti? Antonio, mi senti? Sì, sono qua. Sì, sono qua. Grazie. Grazie. Graziano, Graziano, mi senti? Non ti sento. Antonella, lo spengi il microfono, per favore. Graziano. Sono al telefono. Ascolta, lo puoi mandare un messaggio alla chat della commissione che siamo collegati? Io ci sono. Allora mancano Alberto e Riccardo. Se potete scriverlo sulla chat. Fatto. Grazie. Antonella, Roberto c'è? C'era. Ah, ok. No, per sapere. Antonella, ma gli hai mandato un messaggio sulla chat? Sì, sì. Non l'hanno visto? Non lo Se no, sta a so. provare a chiamarli. Chi manca? Ecco, no, Alberto c'è. Manca Sono tutti, Riccardo. basta che
Ci sono tutti, basta che accendano il video se ci sono. Ecco, la Michela c'è. La Michela c'è, Jacopo c'era, manca Simone, Riccardo e Roberto. Jacopo c'è. Assessore Riccardo, ci siete? Io ci sono, eh. Se provate a chiamare Riccardo, ci siamo tutti. Io. Puoi provare te, Antonella, a dargli una chiamata. Io non ho il numero di Riccardo Erra. E la Michela? Ah, è collegata. Siamo nella stanza, non è davanti alla telecamera. No, vabbè, io. C'ho il telefono. Ti chiamo quando. Sì, perché a mezzogiorno c'è la frittata, l'insalata, sì. per noi la pasta. Ah, per noi con tutto quello che si è mangiato va benissimo. Sì, sì. La frittata la. Avvisato, arriva Riccardo, arriva. Michela c'è? Michela Scornella, il grembiule. Adesso ecco, sì, siamo tutti. Prego. Allora, si può ricominciare la registrazione. Si riparte dall'osservazione 489. Jacopo, la 489 l'abbiamo già fatta o mi sbaglio? Si era detto che si lasciava in sospeso insieme alle altre, no? Per... 4,90. È ripartita la registrazione, Antonella? Sì. Non mi pare. Ah, ok. Non si è sentito l'audio, ma vedo il simbolo. Ok. Allora, 490... Siamo in località Malborghetto a Cavaiore. C'è una richiesta di realizzazione di 4 unità immobiliari ad uso abitativo su 2 fabbricati da realizzarsi
in cambio della realizzazione di un parcheggio a favore del comune. Scusa, Simone, ma questa qui via giù di giunta a Mar Borghetto, non credo sia Mar Borghetto, se è quella che diceva Graziano, se è quella che è a Misciano. Qui c'è No, qualcosa. questa è No, no. un'altra, Riccardo. Quella di Graziano l'abbiamo già vista, l'abbiamo messa da parte. Ho capito, ma via di giunta dice località Mar Borghetto. Sarà un errore, via Rosi, guarda, lo vedo qui dalla cosa che ci fa vedere. Ah, allora correggiate sull'ubicazione, perché Sì, dall'altra per cosa. me è un errore materiale. No, però c'è scritto via del Giunta, guarda, nell'osservazione. È nell'osservazione, noi mettiamo le indicazioni Ma dell'osservazione. c'è anche a Mar Borghetto Graziano via di Giunta. Graziano. Graziano. Forse avrei preso dell'osservante, perché Vabbè, poi devo allora, fare sempre. Antonella, facciamo vedere dove è collocata, poi verificheremo la strada se è giusto o sbagliata. Grazie. L'area mi sembra adiacente a via Rosi, quindi non so perché via del Giunta, lo verificheremo. Comunque l'area identificata è questa qui, Riccardo, ok? L'osservante chiede, ripeto, 4 unità immobiliari in cambio di un parcheggio. L'istruttoria è negativa perché, come vedete, siamo fuori dal perimetro del territorio urbanizzato e quindi non è realizzabile alcun intervento Ok. residenziale. Ok? Sono niente da dire, per me si può andare, se no. Allora, osservazione. 500. Attenzione, perché c'è il L'avevate già 5. vista, ho visto, questa qui. Ah, questa è quella sospesa in Quella attesa che va guardata Fabrizio con, si è vista, ci invii. va guardata con Fabrizio. Sì, questa è quella che va riguardata con Fabrizio. Allora possiamo andare avanti. Osservazione 501. Siamo a Capezzano Pianore in relazione ad una scheda norma adottata, TU 3.2 aree di via italica via dei frutteti secco, dove si chiede di modificare i parametri urbanistici perché l'intervento così come proposto è troppo oneroso e l'osservante, come hanno fatto moltissimi, ha predisposto un conteggio di carattere economico-finanziario. Quindi chiedono di passare da 1600 metri quadrati a 2200 metri quadrati come superficie fondiaria, cioè come spazio per l'intervento, mentre sulla superficie edificabile chiedono di passare da 450 metri quadrati a 750 metri quadrati e chiedono che le unità immobiliari passino dal numero di massimo numero 5. Scusate, dal numero massimo 5 al numero massimo 8. E poi chiedono che la perequazione urbanistica sia limitata alla sola cessione gratuita dell'area e non alla realizzazione. L'istruttoria è di un parziale accoglimento. L'area è questa, siamo sulla via Italica. Vedete, nell'istruttoria dell'ufficio si propone un aumento della superficie fondiaria di 250 metri quadrati, che però si traduce in un aumento della edificabilità di soli 90 metri quadrati, vedete da 450 a 540, una piccola riduzione dello spazio da cedere da 1450 a 1200, quindi gli si dà un pochino più di spazio di intervento e lo si leva, diciamo, alla parte pubblica per 250 metri quadrati, ripeto, con 90 metri quadrati in più di edificabilità e andiamo avanti, Antonella, un numero di unità immobiliari che passa da 5 a 6. Scorriamo la scheda. Non c'è altro, il resto è rimasto uguale, cioè la parte perequativa che loro chiedevano di ridimensionare
perché chiedevano di cedere solo l'area ma non di realizzare il parcheggio. Su questo l'ufficio ha fatto un'istruttoria negativa, prevedendo anche la realizzazione oltre che la cessione dell'area, quindi la realizzazione del parcheggio oltre alla cessione dell'area su cui il parcheggio deve essere fatto. Quindi, in definitiva, l'ufficio ritiene che in parte il riequilibrio richiesto sia ammissibile nei limiti che abbiamo visto: 90 metri quadrati in più, un pochino più di spazio per realizzare l'intervento residenziale, una unità immobiliare in più. Le vediamo gli interventi nella cartografia, per favore, del parcheggio e gli interventi previsti, prescrizioni e perequazioni. Allora, le perequazioni c'eravamo, tornaci un attimo, Antonella. Realizzazione e cessione del parcheggio e aree di sosta tra vie italiche e via Frutteti, con contestuale adeguamento della viabilità di intersezione. Realizzazione di una fascia verde di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico lungo la via italica, corredata da filari di alberature di alto fusto e vegetazione autoctona. Andiamo sul disegno planimetrico di piano. Eccolo lì, vedete la parte fondiaria è questa grigia, aumentata di 250 metri quadrati, ma solo per 90 metri quadrati di edificabilità in più, e il parcheggio è questo qui, che a questo punto diventa 1200. Qui c'è un refuso, Antonella, diciamola al Cinquini, ha corretto la superficie minima di spazi pubblici, ma non ha corretto la superficie a parcheggio. L'avete visto? Andiamo su Google, per favore. Sì. C'è anche una convenzione, Simone, vedo qua giù, in terzo punto. Dopo guardiamo, non mi ricordo, Michela. Mi sembra un intervento grosso. Poi lì il cono visivo non si toglie, da tutte le parti c'è questo cono visivo. Cioè, Riccardo, sì. ma per ora noi dobbiamo valutare l'osservazione, eh? Non è che, cioè, questa l'abbiamo adottata, non è una scheda norma nuova, eh? Dobbiamo valutare se dare 90 metri quadrati. Se gli dai una casa in più, lo incrementi. Sì, per amor di Dio. Secondo me la previsione prima era più che giusta. La trovo molto. Vabbè, allora, se Io uno mi dei voglio fattori. sentire anche una pezza da Michela, Alberto, Jacopo, Sì, non so. no, volevo dire però che siamo nella fase delle osservazioni, tutto qua. Ecco, si tratta di Sì, no, dai, valutare, hai ragione. se dare o no, diciamo, qualcosa in più. Il cittadino chiedeva molto di più, come avete visto, chiedeva tre Molto unità di più. immobiliari in più, 300 metri quadrati in più, chiedeva di cedere soltanto l'area. Ho capito, quello che E chiede. noi e l'ufficio ha fatto un'istruttoria per la quale ha Su che ritenuto base l'ha giusto. fatta l'istruttore dell'ufficio? Su che base gli si dà una casa in più? Sulla base del fatto che ha presentato un conteggio e alla luce del conteggio è parso all'ufficio che, diciamo, sotto il profilo del riequilibrio Ragazzi, economico e finanziario, in parte avesse ragione. Cosa che Che abbiamo, dici diciamo, è il metodo che viene usato su tutte le osservazioni. Alberto? Facevo il conto ora che sono 1200 metri quadri, no, Simone? Sì. Per punto 7 sono 840. Sono circa 58-59 posti auto.
1200 metri quadri per 150 euro al metro quadro. Il parcheggio gli costa circa 200.000 euro. Quindi 6 unità immobiliari non è un elemento, cioè mi sembra un equilibrio ci sia onestamente. Anche perché poi deve fare anche l'adeguamento viario di là, insomma, non è c'è solo il parcheggio, deve fare anche tutto l'adeguamento. Vabbè, ritengo che sia sostenibile, sì. A me convince poco, io non sono molto. Per me è Guardami uno. anche quel terzo punto lì. Non è così per me. Guardiamo il terzo punto chiesto dalla Michela che dice che si parla di una convenzione. Io questo non me lo ricordo onestamente. Vediamo. Forse nella sezione sotto, ulteriori prescrizioni. Allora, Carico lì mi sembra un adeguamento, carico importante, equipaggiamento, lo ma. leggo, adeguamento, equipaggiamento, riqualificazione funzionale e paesaggistica di quota parte della via Italica, mediante il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e la realizzazione di percorso ciclo pedonale, corredato di infrastrutture arredi di mitigazione del traffico, secondo l'apposito progetto predisposto dal Comune di Camaiore, e alberature o filari a verde di ambientazione. Quindi gli si chiede anche su quel fronte lì, la realizzazione, diciamo, di un tratto di percorso ciclabile, ciclo pedonale. Niente, a me sembra equilibrata. Io leggevo sulla scheda, Simone, il terzo punto, sulla scheda che abbiamo noi, parla di un convenzionamento di un parco privato. Guarda un po', però allora non è stato riportato di là. No, io non No, lo beh. vedo. La te parli della sintesi dell'osservazione, Michela? Brava. Oddio, scusatemi, mi sbagliavo, leggevo quella di sotto, scusate, scusatemi. Va bene, Presidente, credo approfondimenti istruttori non ne servano, magari No, io se voglio chiedere una cosa. Lì non sembra eccessivo il carico urbanistico? mi fa un intervento, Riccardo, scusa un Ah, attimo. sì, infatti. No, ti dicevo Simone una cosa, per quel che riguarda il disegno, che poi per carità è dimostrativo, no? Nella partizione spaziale della previsione, quindi l'area parcheggio e l'area a trasformazione, non sarebbe forse più come dire, opportuno l'inversione? Era un'osservazione questa, se si torna sulla scheda si vede meglio forse, cioè sulla cartografia. Ecco, non sarebbe più opportuna l'inversione? Cioè, attestare in sostanza l'area di trasformazione verso la via dei Frutteti, capito? Verso quella traversa dell'Italica dove ora attualmente c'è il parcheggio. E In dici modo che da. sì, ho capito qual è il motivo. In modo, insomma, da non andare in altezza nella parte di sotto, capito? L'unica cosa che noto è che il Anche un parcheggio. traverso stretto lassù. Sì, no, dicevo che l'unica cosa che noto è che collocare il parcheggio lato mare significa a dare più profondità alla superficie fondiaria verso mare, cioè viene un parcheggio più stretto e più lungo. E l'altra cosa che noto è che diciamo, lato monte c'è anche un'altra strada, quindi uno lato monte potrebbe organizzare il parcheggio anche con un ingresso su quella strada lì, non lo so, insomma, francamente mi sembrerebbero aspetti che vanno approfonditi in fase progettuale. Questa è soltanto un'indicazione, lo ricordavi anche tu, Jacopo. Sì, no, Capisco dopodiché. quello che dici, te dici la parte fondiaria potrebbe avere un senso, diciamo, concentrarla dove ci sono le case e invece il parcheggio sul lato mare, ora se lo dico bene, lato mare, se mi oriento bene, insomma, di qua per capirsi, rispetto al fatto che appunto la parte, diciamo, di case è dall'altra parte, ho capito. Però non si, poi dopo il parcheggio viene più stretto e più lungo e la parte fondiaria occupa più spazio, no? Ecco. Io dico, per come è scritta la norma, mi sembra che l'equilibrio interno ci stia. Mi sembra anche che l'osservante l'abbia tentata, nel senso che ha chiesto l'impossibile, perché ha chiesto
di non realizzare parcheggio, ma mi cede soltanto l'area, ha chiesto un monte di metri quadri di più. Insomma, non so se è così convinto di fare la parte di questa revisione in generale. Quindi, boh. Vabbè, vediamo. No, non ho capito, Jacopo. Senti, che hai detto? Scusami. Non conosco la situazione specifica, no? Però se tu guardi l'osservazione, vedi che l'osservante rispetto a quello che si è adottato ha chiesto un sacco di più a vantaggio suo, no? Quindi dico, visto che gli si concede soltanto veramente poco rispetto a quello che chiede, gli si viene concesso niente, praticamente una diversa distribuzione che gli dà modo di avere un'unità in più. Però al netto di questo, non so se poi sarà così intenzionato, ma questo permettiti in sicurezza a te che sei poco convinto della previsione. Sì. Ma Non so se sarà così convinto di farla partire, capito? io scusa, non è che gli si dà poco perché gli si dà 5 case era quello previsto e ora gli si portano a 6, io ne chiedevo 8, non è che gli si Sì, fa. Ho poi ti chiede di non fare il parcheggio, ma di cedere l'area e basta. Cioè, capito, è normale, uno vuol massimizzare l'investimento, ci credo, quello fa parte del gioco, è normale, è anche giusto, ci mancherebbe. va Però bene, ma che lo vedo un carico massimizzi, ma troppo qui. grosso in quell'area lì. Riccardo, ma fa un parcheggio da 54 posti auto, eh. 6 unità immobiliari a fronte di 50, di un parcheggio da 200.000 euro. Cioè, a me, io, cioè, francamente, non, anche per ragioni di equità verso altre previsioni, io non, francamente non credo ci sia necessità di approfondimenti istruttori. Poi, Ma non è il discorso per l'amor di dell'approfondimento Dio, istruttorio. prendiamo atto dell'articolazione del dibattito, no? E se ne tiene conto, sarà fra quelle osservazioni di cui bisogna ricordarsi, no? Che No, no. c'è, diciamo, un'opinione diversa da parte dei membri della commissione, però onestamente approfondimenti istruttori non ne Non vedrei, ho, ma nessuno ha chiesto approfondimenti istruttori. Io ho chiesto che secondo me è troppo quel carico che viene fatto fare lì, in quel punto lì. Avete sempre fatto criticato di questi carichi urbanistici in certe zone, andatela a vedere, lì per me è esagerato. Sì, lì il varco visivo non c'è, siccome te prima hai detto che c'è il varco visivo, Anche il varco quello visivo c'è. non c'è. Non Cioè, c'è perché ci se sono tu le fai case, sei case vedi? lì, sei case lì, diventa un casermone e lo vedrai, che già ce ne sono state fatte di brutture lungo quella via carica lì. Continuiamo a farcene. Ti sto solo dicendo che il varco visivo non c'è perché ci sono le case, va bene? Quindi Ok, ma qui il le varco case visivo, sono hai a detto c'è il 40 varco metri. visivo, eh? Le case sono lontane. No, il varco visivo non c'è, questo ti volevo dire, No, perché... va bene, non c'è, ma lì ti No, trovi un basta. casermone sulla strada, dai. Poi te puoi essere contrario, ci mancherebbe, No, ma no, non è, sono ti faccio due convinto, esempi che siamo in fase di osservazioni, quindi qui si sta discutendo 5 o 6 case. Ora, secondo me, Diamogliene 8 allora. dal punto di vista dell'impatto urbanistico, non è che si sposta qualcosa di significativo con una unità immobiliare in più. Poi, se te sei perplesso su tutto l'intervento, per l'amor di Dio, però siamo nella Anche fase delle su tutto. osservazioni, ripeto. L'unica cosa, Simone, anch'io, l'osservazione che ha fatto Jacopo non è da non tener conto. È un'osservazione giusta perché le case vengono in mezzo. Il fatto di poter invertire, se c'era la possibilità, non Ma era questa, male. allora, la possibilità la dà la norma, capito, Michela? Cioè, io la dico questa alla commissione. Possiamo anche cambiare indicazione, no? Non è un problema, perché sono indicazioni, ok? Non hanno un valore, la localizzazione non ha un valore prescrittivo. Però mi verrebbe da dire, no? Cambiamo localizzazioni, ecco, quando siamo sicuri, no? Che la localizzazione che indichiamo è migliore. Io non lo so perché. Il vantaggio che dice Jacopo è che la parte fondiaria in questo modo verrebbe più attaccata alle case, no? Lo svantaggio è che siccome la parte più attaccata alle case è più piccola, lo vedi che è più piccola, che succede? Che a quel punto la parte fondiaria a livello di spazio ti prende più spazio e il parcheggio ti viene più un rettangolo stretto. Mi sono spiegato? Allora, io non lo so qual è la migliore soluzione progettuale, può darsi che sia quella che dice Jacopo, intendiamoci, ma non lo so. Allora dico, siccome ha un valore indicativo, vale la pena far fare al cinquino una modifica
quando forse non siamo sicuri che sia necessariamente la migliore. È tutto qui. Poi, se preferite, Fabrizio può anche invertire, però invertendo il grigio si prende più spazio come lungo la via italica, per capirsi, come profondità lungo la via italica. Vi torna il ragionamento che faccio? Sì, è chiaro, questo è chiaro. No, va Quindi io cosa sia bene. meglio non lo so, onestamente. Come volete, come volete, per me è Ma è uguale. difficile poterlo vedere, cioè il cinquino ci può far vedere un'inversione della cosa? Hai voglia, glielo diciamo di invertire la cosa, ma no, va bene? Sì, ha voglia. Effettivamente, questo lo dico per la Michela, siamo a un livello in cui non sappiamo niente, no, di questi fabbricati che possono essere realizzati. E quindi l'indicazione preliminare è semplicemente per dare la misura delle superfici che devono essere coinvolte in un caso a parcheggio, in quell'altra trasformazione residenziale. Quindi io mi aspetto il massimo da ogni progetto. È una pia illusione, ma insomma, mi aspetto il massimo. Ecco, quindi anche se cambia la configurazione, tanto meglio, insomma, nel tentativo di cercare, insomma, la soluzione migliore per distribuire, in questo caso, il parcheggio e le residenze. Se l'attuazione poi attraverso un piano attuativo, ora non lo so nel caso particolare, Antonella. Guardiamo, dai, guardiamo anche questa cosa. E Infatti, poi è ripeto, col tenete conto che ora. piano stesso che viene, vediamo. È un piano attuativo, tra l'altro, quindi è anche in quell'occasione lì che può essere fatta questa verifica, voglio dire, vedendo anche le problematiche del progetto. Scusate, ma se si Comunque inverte. io lo annoto, Commissione, se volete questo scambio. Se si inverte parcheggio con la fondiaria, è chiaro che se vogliamo mantenere le proporzioni sulla via italica viene più stretto il parcheggio e si allarga la fondiaria per costruire abitazioni, perché mantenendo le stesse proporzioni è chiaro che si allarga il terreno, quindi sulla via italica viene un fronte molto più stretto e anche peggio facile accesso. Però niente vieta di invertirlo, per l'amor di Dio, non cambia assolutamente nulla. Se lo invertiamo, il fronte delle case sulla via italica aumenta. Questo è il concetto. Simone, scusa, con questo in generale, ma non per dire a voi, ma mi pare di capire che questa dimostrazione sulla cartografia di come devono essere articolate le funzioni sia appunto una dimostrazione, per cui se lui viene col piano attuativo in cui c'ha la zona fondiaria nel mezzo e giro giro tutto il parcheggio, penso vada bene uguale dal punto di vista urbanistico, che cambia? No, allora, però le indicazioni un senso l'hanno, no? Nel senso, secondo me, qual è il senso di questa indicazione? Il senso di questa indicazione è: te non mi puoi fare le case giro giro, te mi individui un bel parcheggio pubblico, cioè un ambito chiaro pubblico, no? E un ambito chiaro fondiario. Non prendi il giallo e il grigio e me lo mescoli, ora esagero per farmi capire, no? Quindi le indicazioni un senso ce l'hanno, perché poi quando arrivi in consiglio, no, il consiglio può dire scusate, ma perché il progettista non ha, no, concentrato la parte fondiaria in un modo e lasciato lo spazio pubblico in un altro? Quindi le indicazioni un senso ce l'hanno. Chiaramente, ora, se sotto il profilo anche pubblico, no, sia meglio che quel parcheggio giallo sia ribaltato dall'altra parte e la fondiaria di conseguenza ribaltata sul lato opposto, questo effettivamente non lo so, potrebbe essere. Non siamo a un livello, come dici te, che ci consente di capirlo, però le indicazioni ce l'hanno un senso, no? Come dire, è un criterio di orientamento per il progettista e anche per il consiglio comunale che dovrà valutare il piano attuativo. Però il valore qui è: il parcheggio lo voglio in un ambito riservato e la fondiaria me la concentri in un ambito ben delimitato. Questo è il valore urbanistico. Poi, dove se sia meglio scambiarle o no, questo cioè non saprei dirlo in questa fase. Tutto qua. Mi torna il ragionamento. Quindi niente, come volete, cioè per me, se preferite, vabbè, Riccardo ha espresso le sue perplessità, diciamo, a prescindere, mi pare di capire. Se gli altri commissari preferiscono un'inversione delle due aree, si può anche fare, non è un problema, ripeto, non saprei dire qual è la cosa. Solo per vederla, solo per vedere come se è fattibile.
Si può andare a vedere la zona, si guarda se effettivamente vedendola dal vero con Google, se è possibile, se no. Sì, sì. Secondo me ti rendono le conto. È questa qui, Michela, la vedi, la individui? Sì, ora sì. Scusate, problemi tecnici, ecco, ok, ci siamo. E tra l'altro vedete, vista nella dimensione reale, insomma, c'è un tessuto urbanizzato abbastanza sparpagliato, no? Quindi ci sono anche dall'altra parte le case, vedo. Qui va capito a livello progettuale, non è difficile dire ora come è meglio, se è meglio sul con la via Italia, che è normale che ci siano le case da una parte e da quell'altra, ragazzi, perché se no, se allora vogliamo fare tutti edifici, va bene. Va bene anche quello, però non è che da una parte e da quell'altra ci sono le case, ci sono dei lotti e da una parte e da quell'altra in tutti i lotti ci sono le case. È normale, se vogliamo fare tutta una strada piena di case va benissimo, ok? Sono d'accordo anch'io. Non è che non ci sono case, ci sono per forza le case lungo la via italica. Sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo perché è chiaro che ci sono le case da una parte e da quell'altra, ma se la via italica non è che... Ma certo, ma da una parte sono più concentrate, vedi, e dico, se si mettevano se accanto a quelle... Si concentri di più anche da lì in avanti, vabbè. Mora, te sei contrario alla sì, proposta perché... in sé, anche se questa è la fase, no? Perché siamo nella fase di presentazione. Poi va bene lo stesso. Sì, sì, però ripeto, non siamo nell'adozione del piano, siamo a valutare le osservazioni. Però vabbè, è giusto che tu esprima la tua opinione, ci mancherebbe. Però ecco, io non lo so ora se è meglio collocare, ci sta anche che magari a livello progettuale conti anche appunto la qualità dei luoghi, le caratteristiche dei luoghi, non lo so. Va visto, c'è il piano attuativo apposta, no? In questi casi. Proprio perché il Consiglio Comunale valuterà il progetto attentamente. Ma scusate, sull'inversione senza ombra di dubbio è meglio l'inversione, ragione Jacopo, no? Ma lo capisce anche un cieco. Vabbè, beati voi che avete queste certezze, se la commissione è certa, per me va bene che Fabrizio ci inverta in questo spazio. L'assessore è d'accordo, va bene? Quindi? Lo segno. Quindi saranno invertiti con le stesse ovviamente proporzioni gli spazi, va bene? Poi osservazione cinquecentodue. Allora, siamo a Villa Le Pianore. Si chiede di modificare il parametro di superficie edificabile e altezza massima delle nuove funzioni, con ristrutturazione edilizia ricostruttiva sulla base dei dimensionamenti reali presenti in sito. Cioè loro ci dicono la parte nuova del complesso, dove una volta c'era la scuola, ha caratteristiche diverse e quindi vi chiediamo di adeguare i parametri di altezza e di superficie alle caratteristiche reali. 2. Aggiungere alle destinazioni d'uso delle nuove funzioni con ristrutturazione edilizia ricostruttiva la categoria funzionale, direzionale e di servizio, cioè la possibilità anche nell'edificio, diciamo, che una volta ospitava la scuola, di metterci delle funzioni di servizio, per esempio una scuola, per esempio appunto le attrezzature di interesse pubblico. E poi chiedono di precisare
che il convenzionamento dell'uso e delle modalità di fruizione pubblica del parco avvenga per periodi temporali definiti e per attività e tematiche qualificanti di alto profilo organizzativo. Allora, la sostanzialmente sarebbe stata accolta, però andiamo a vedere come è stata modificata. Vabbè, qui ripeto, sono stati adeguati i parametri rispetto alla superficie reale. Andiamo avanti. Tant'è che vedete l'altezza abbiamo indicato non superiore all'esistente, così almeno ci si sbaglia. Abbiamo messo che la superficie edificabile turistico-ricettiva può essere in tutto o in parte realizzata a destinazione direzionale di servizio, cioè ad esempio, no? Una scuola, cose di questo tipo. Andiamo avanti. Queste sono delle precisazioni e basta, con il riferimento al direzionale di servizio. Sì, allora Manola, secondo me è parzialmente accolta perché noi non ci abbiamo messo la stessa cosa che chiedono loro, cioè loro chiedono che il convenzionamento avvenga per periodi temporali definiti e noi invece abbiamo scritto anche per periodi temporali definiti, cioè vuol dire che lo deciderà il comune nel rapporto con loro. Potrebbe avvenire che c'è un convenzionamento del parco per alcuni periodi, ma scritto così può anche essere per tutto l'anno, ok? Quindi non è accolta, è parzialmente accolta. Vi torna sì, ragionamento. Sì, Simone, hai ragione, l'ho già corretto. Quindi qui si lascia libero il comune nel rapporto con loro in sede attuativa della previsione di decidere come si convenziona il parco. Potrebbe essere che è sempre aperto a certe condizioni di orario e di fruizione, potrebbe essere che il comune dica no, guarda, per un periodo me lo dai a me il parco che io ci faccio delle iniziative, ok? Qui abbiamo precisato che può essere anche per periodi temporali definiti, no? Cioè appunto magari per fare un'iniziativa, una manifestazione. Quindi qui si lascia aperta ogni possibilità. Ha chiesto la parola Alberto Iacomini. Facoltà. Grazie della concessione, signor Presidente illustrissimo. Simone, nel momento in cui abbiamo ragguagliato la superficie, aggiornato la superficie, possiamo andare nello specifico della superficie, per favore, Antonella? Che da 4.200 l'abbiamo portato a 4.500, no? Su istanza di parte dicendo che quella è quella che è esistente, no? Considerato che io perlomeno non ci sono andato a misurare che sia 4.500 metri quadri. Vogliamo lasciarli 4.500 metri quadri anche se in realtà fossero 4.182 o ci mettiamo vincolata allo stato legittimo esistente ma legittimo o vogliamo lasciare 4.500? Era questa la riflessione. Allora, se la risposta secondo me è abbastanza semplice, se l'ufficio ha fatto un'istruttoria e ha verificato la superficie esistente si lascia 4.500, se no può essere utile dire pari alla superficie esistente. C'è mia problemi, come si è fatto con l'altezza si scrive pari alla superficie esistente. Non so, ecco, questo va sentito Fabrizio, siccome questo va nel dimensionamento del piano, nella parte da recupero, ma va nel dimensionamento, forse una superficie va indicata, perché se no manca il calcolo del dimensionamento. Manola, che dici? Sono d'accordo con te relativamente alla parte del dimensionamento.
Poi specifico alla commissione che noi non abbiamo mai fatto queste verifiche, cioè nelle osservazioni quando ci hanno chiesto di correggere i parametri urbanistici noi li abbiamo corretti come l'osservante li chiedeva, intendo come dimensione della superficie fondiaria, non siamo andati a misurarla noi. Poi c'è la norma che comunque quella è sulle norme generali che comunque sono sempre rapportate alle superfici reali, capito? Quindi noi non possiamo fare verifiche così approfondite, non ne abbiamo le strumentazioni, la conoscenza, insomma, è chiaro che... Lo capisco, intendo semplicemente dire, se loro dicono che è 4.500, no? E in realtà sono 3.000, è chiaro che nessuno di noi ci è mai andato a misurarle. Hai capito, Simone, qual è il nocciolo della mia, del mio intervento, la mia riflessione? Era questo. Posso fare una battuta tra il serio e il faceto, diciamo? Se sono 3.000 e hanno detto che sono 4.500, siamo quasi al falso ideologico, no? Mi segui, Alberto? Cioè, voglio sperare che il professionista che ci ha riferito le superfici, l'errore ci può stare, no? 100 metri quadrati, per amor di Dio, ma capito che voglio dire? Cioè, avevamo scritto 4,2, ci dice 4,5, io credo che sia vero, no? Ora, mi sembrerebbe incredibile il contrario. Mi pare però di aver capito che sono indicative, giusto Manola? Quindi è chiaro che questa è un'istruttoria fatta sull'esistente, capisci anche da un'osservazione, no Alberto, che è un'istruttoria fatta sull'esistente, dovesse venire fuori che l'esistente è molto diverso da questi numeri, si creerebbe un problema molto serio, ma per loro, non per il comune, perché insomma c'è anche la storia, no Alberto, di come nasce una previsione urbanistica. Qui loro ci hanno segnalato che è una superficie esistente, resta agli atti che ci hanno segnalato questa cosa. Mi sono spiegato? Simone, ma poi c'è la categoria di intervento che non mi sembra così fantasiosa su superfici o volumi che non hanno. Cioè, la ristrutturazione edilizia conservativa non è che la fai se non c'è nulla. No, però questa qui, vedi, Jacopo, è la parte ricostruttiva, La parte ricostruttiva, ragazzi. Sì, allora, è anche vero che la ristrutturazione edilizia ricostruttiva è senza ampliamento, Cioè, non ci abbiamo, Alberto, non ci abbiamo scritto sostituzione edilizia o ampliamento, ok? Se voi prendete la definizione di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, è senza ampliamento. Vi torna? Certo, le caratteristiche, insomma, di un gombro dimensionale, ma le tante. Diciamo, lo scrupolo è giusto, ma mi sembra che gli strumenti ce l'abbiamo, Va bene? Io voglio dire una cosa. Sì, ma perché lui dice si è parzialmente accolta, no? L'osservazione. Lui chiedeva periodi temporali definiti. Ma non è che le si accoglie questo, anche, cioè, quindi... Noi non gliel'abbiamo accolta questa parte. Come, scusa? Noi non gliel'abbiamo accolta questa parte, cioè lui chiedeva di fare una convenzione per periodi di tempo definiti, no? Non ce lo vorrebbero dare tutto l'anno. E noi abbiamo scritto che è una delle possibilità, no? Cioè anche per periodi di tempi definiti, ma non è l'unica possibilità. Cioè sarà chi amministrerà il comune, Riccardo, a valutare che tipo di convenzione fare. Quindi questa parte è respinta dell'osservazione loro, mentre è accolta la parte, diciamo, riferita alle superfici e riferita a quella flessibilità sulla destinazione d'uso direzionale di servizio. Volevo dire una cosa, perché ero al telefono, mi hanno chiamato, però volevo dire, allora, questa qui, sia anche le attività tematiche qualificanti, non è accolta. Esatto. Ecco, invece, ho sentito l'intervento all'inizio di Alberto che diceva nei limiti delle superfici esistenti. No, Alberto diceva, ma siamo sicuri che questi 4.500 metri quadrati siano l'esistente?
Perché no, se la volontà è quella di fargli lavorare sull'esistente, dice non vorrei che maturasse un ampliamento, no? E vabbè, le cose che sono state dette sono sostanzialmente tre. Un numero va indicato perché va fatto per il dimensionamento del piano, perché questo è un intervento di recupero, ma è grosso e va nel dimensionamento da recupero. Numero due, il professionista che ha fatto l'osservazione ha attestato che la superficie è questa. Dicevo ad Alberto che ci può stare un errore marginale, ma ci fosse una differenza enorme sarebbe da falso ideologico, per capirsi. Numero tre, lo osservava anche Jacopo da ultimo, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, vedi c'è scritto così Riccardo, è una categoria di intervento che non consente ampliamenti, cioè la ristrutturazione edilizia ricostruttiva si fa a parità di superfici. Da ultimo la Manola ricordava che c'è una norma che dice che queste indicazioni, quelle che cioè vertono sull'esistente, sono sempre di carattere indicativo, ok? Perché è chiaro che ci può essere qualche differenza minima. Ok, grazie. Procedo, Presidente. Si può procedere. 504. Allora, siamo in via Stelpi a Camaiore, in una scheda norme esistente in sede di adozione, la TU 4.1 area via Stelpi. Chiedono di rivedere i parametri urbanistici per ragioni di equilibrio sostanzialmente e chiedono che la superficie fondiaria passi da 850 metri quadrati a 1300, quindi lo spazio per l'intervento. Chiedono il dimezzamento, anzi più che il dimezzamento, della superficie minima di spazi pubblici, chiedono che l'edificabilità aumenti di 90 metri quadrati, da 180 a 270, e chiedono che le unità immobiliari passino da 2 a 3. L'istruttoria è di parziale accoglimento, quindi andiamo a vedere cosa è stato accolto. Questa è l'area. Andiamo avanti. Vedete, è stata aumentata un pochino la superficie fondiaria e ridotto un pochino il parcheggio, però andiamo a vedere i numeri, che è la cosa importante. Allora, il parcheggio è stato ridotto di 250 metri quadrati. La superficie edificabile è stata aumentata di 60 metri quadrati. Niente, questa è l'unità immobiliare, gli se ne è data una in più. Il parcheggio cedono solo l'area, Simone? C'è solo la cessione dell'area? No, mi pare che c'è anche la realizzazione, ma andiamo a vedere per scrupolo. Andiamo a vedere. Vedi, realizzazione e cessione del parcheggio. Quindi diciamo l'istruttoria dell'ufficio è stata nella direzione di dire: siccome mi fai un parcheggio, no, effettivamente ha un costo e questo può essere l'equilibrio. E qui diciamo Alberto ci può magari aiutare a fare un'ulteriore verifica se volete. Allora, il parcheggio, andiamo a vedere la superficie del parcheggio. Poi ormai, ascoltando Alberto, sto imparando anch'io. Ma mai bravo come lui, che lo fa di mestiere, però qualcosa imparo. Allora, il parcheggio è 600 metri quadrati. 33 posti. Vediamo se ha imparato anche Riccardo. Sarebbero 31, perché due le porta via il diversamente abile, che è un po' più grosso. Comunque ci siamo. Costo? Tra i 90 e i 100.000. Grosso modo in linea con quella della Via Italica, siamo lì, esatto. Il parametro è quello lì. Ci siamo, vedete, l'ufficio cerca di mantenere un'omogeneità. Io non ho altro da dire.
No, vediamola su Google, voglio vedere dove andare. L'India Steppi, Riccardo. Non capisco dove, perché. La vedo tutta lottizzata, ma forse mi sfugge un pezzo. Davanti le case popolari. Davanti le case popolari in cima. Davanti le case popolari in cima. Sì. Ma quel terreno che c'è lì davanti? Di fianco a delle case già costruite in anni passati. Lato, come si chiama? Diciamo, lato Ghiaia, viene aggiuntato per intendersi. Ah. Oh, siamo vicino all'incrocio con via Gurferi. Sì, lato sul cimo. Lato sinistro. È un po' sotto dove c'era la scimmietta sul muro, te lo ricordi Riccardo, quella scimmietta? No, prima della scimmia. Sì, era prima, è prima, andando verso Steppi è prima. Venendo la sta facendo vedere l'Antonella, su Google. Okay. Ci volete andare con l'omino? Sì. È questa? È questa? Questa? È questa? Sì, è quella, è quella. Ok. È quella che ora è chiusa, per intenderci, allora. Sì, c'è una recinzione, ci ha fatto. Ah. Presidente, sì. Sono in attesa di istruzioni. Sì, sì, non so se Riccardo aveva finito l'intervento, mi pare che abbia lo stesso tono di quella della Italia, però insomma. Come? Mi sembra che tu la consideri come quella dell'Italia, tono che avevi. Però va bene. In questo caso lo vedo più prudente. Sue libere considerazioni politiche, diciamola così. Fatemi vedere lo schema delle previsioni, la planimetria. Poi. No, vabbè, sì, ci serve il parcheggio in questo punto qui, no, io non ci conosco, ti dico la verità. Ma guarda, quello Michela te lo posso dire anch'io che ci vivo nel centro storico, secondo me serve, perché comunque... è un parcheggio vicino al centro, cioè alla fine se noi vogliamo dotare il centro storico di Camaiore di un po' di parcheggi, insomma, utili, no, a migliorare l'accessibilità, guardate, ve lo dico anche per esperienza diretta, le scuole sono a 5 minuti a piedi, cioè, poi a noi a volte a Camaiori ci sembra che le distanze... Ma lì le scuole c'entrano poco, Simone. Lì serve perché effettivamente lì è una strada che le macchine sono sempre sulla strada. Lì è proprio... Sì, è fondamentale il parcheggio. Riccardo, io stavo dicendo, è una mia visione della città, discutibile ovviamente. Io sto dicendo che noi a Camaiori abbiamo la fortuna di vivere in un centro storico che lo attraversi a piedi in 10 minuti, un quarto d'ora. Provate, io insomma. Allora, avere un sistema di parcheggi di questo tipo aiuta da questo punto di vista, perché sì, ho capito quel che dice Riccardo, tendenzialmente il genitore che porta il bambino a scuola vorrà arrivare con la macchina il più vicino possibile, per l'amor di Dio. Ma le distanze nel nostro centro storico sono veramente corte. Sapete, no, che nelle grandi città hanno introdotto il livello della qualità di 15 minuti, no? Cioè la politica di 15 minuti, cioè tutto quello che è raggiungibile a piedi in 15 minuti vuol dire che va bene. Da noi in 15 minuti lo attraversi il centro storico.
magari è un passo un po' svelto, ma lo attraversi. Quindi questo è semplicemente per dire che vale quello che dice Riccardo, cioè quella è comunque una zona che di parcheggi ne ha bisogno, perché se ci andate sono sempre pieni i parcheggi, ce n'è un altro, no? Lì a destra. Ma non solo i parcheggi, lì è piena la strada, lì le macchine sono in mezzo alla strada, quindi... Ed è una zona comunque a ridosso del centro storico, insomma, quindi va bene anche in quella chiave lì. Quindi questa è stata la valutazione che è stata fatta a fase di adozione. Simone, posso fare una considerazione a margine? No? Allora, secondo me sarebbe utile alla fine del percorso, quando pian piano approvato, senza nessuna difficoltà, visto che comunque le previsioni di, come questa, di occupazione, di impiego di nuove aree per trasformazione come queste sono scintillinate e anche precise sul territorio, no? Cioè non è che sono macchie di leopardo. Sarebbe secondo me importante capire per i prossimi piani se le aree libere interne al territorio urbanizzato hanno una loro gerarchia. Questo lo dico all'ufficio in particolare, perché in realtà ci sono situazioni tipo questa sul territorio, no? In cui il territorio urbanizzato va verso quello rurale, che per ragioni di disegno urbanistico, di presenza di strade, arriva fino magari a un limite fisico, in cui ci sono aree libere che ha senso che continuino a essere libere anche nelle prossime fasi della vita del piano strutturale soprattutto, e quindi degli operativi successivi. Non dico perché voglio legare le mani alle prossime amministrazioni, ma perché effettivamente la gerarchia, la gerarchia del territorio urbanizzato, territorio rurale, non può voler dire che i territori urbanizzati si saturano di edificazione o di servizi o di spazi di servizi accessori, perché insomma, è una presunzione questa che non sta proprio nel cielo né in terra. Insomma, mi no? Sembra che invece si saturino ora. No, questo sbagli perché se guardi la visione di insieme non è... Zone delicate, avete fatto dei passaggi francamente che condivido molto. Non è così. Io lo dico, questo ragionamento lo faccio proprio a tutela di quello che dici te, cioè del fatto che i territori urbanizzati da cui perimetrazione si deriva dallo strutturale mantengano all'interno di esso un gradiente, fra virgolette, di spazi liberi, capito? Questo succede perché non c'è dubbio che al di là di questo piano operativo può succedere sempre, anche nei successivi, perché non c'è un fabbisogno edilizio come quello che c'è stato tempo indietro nelle generazioni passate. Però ecco, secondo me ha senso, proprio perché le previsioni di nuova occupazione di suolo sono state scintillinate, distribuite anche, tanto distribuite nelle varie parti del territorio urbanizzato, ecco, secondo me ha senso far capire alla fine del lavoro se nelle aree non occupate, che rimangono e che non sono pianificate, c'è una gerarchia. Sì, o Jacopo, hai ragione, però non avete sempre lavorato con questo criterio in questo piano. Ecco, voglio solo sottolineare questo. Quindi va bene, capisco il senso, lo condivido anche, perché però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare per me. No, ma non sono... Guarda, Riccardo, io questo discorso qui non lo faccio perché... Voglio per parafrasare che ogni centimetro quadro libero nel territorio urbanizzato resti tale. Voglio che si faccia una valutazione, mi sembra che la fa la commissione, tra l'altro, oltre all'amministrazione. Capito bene. Che si faccia una valutazione rispetto all'opportunità o meno di occuparle quelle aree lì, no? Quelle aree occupabili. Ma l'avevamo già fatto anche in questo piano operativo. Ma si è fatto, mi pare che si sia fatto anche noi. Un paio d'aree al Lido hanno avuto una. Poco. Più di un paio. Io allora scusate, perché poi a volte sembra di tornare alla fase pre-adozione, nel senso che qui siamo nella fase di osservazione. Allora, noi in particolare al Lido di Camaiore, ma non solo, abbiamo individuato delle aree interne al territorio urbanizzato nelle quali c'era un valore ambientale che andava salvaguardato e l'abbiamo messo nel piano strutturale, tant'è che ci siamo trovati un'osservazione che voleva nel territorio urbanizzato
spostare della volumetria in una di queste aree e gli abbiamo detto di no perché è vincolata dal piano strutturale. Allora, dentro il territorio urbanizzato, se vogliamo salvaguardare delle aree che secondo noi hanno un particolare valore ambientale, bisogna fare questa operazione, cioè riconoscere, come si è fatto sul Lido, dei valori ambientali particolari e metterli nel piano strutturale. Se invece ci sono delle aree, ma non è questo il caso, no? Perché non siamo al confine col territorio agricolo, che ci sembrano più a vocazione agricola, allora bisogna avere il coraggio, ma noi siamo stati molto rigorosi nel fare il piano, di stringere il perimetro del territorio urbanizzato. Però questo vale per le aree a confine, non per quest'area qui, che quest'area qui è interna al territorio urbanizzato. E quindi il ragionamento è quello, casomai, no, su queste aree, come diceva Jacopo, di capire qual è, diciamo, no, il livello di qualità ambientale in funzione di un quadro conoscitivo che possa eventualmente, no, portarci, sulla base della conoscenza del patrimonio territoriale, a mettere un di più di tutela. Va benissimo, però, ripeto, noi in tanti casi lo abbiamo fatto. In questo caso, no, si è ritenuto che l'interesse pubblico, no, alla realizzazione di un parcheggio fosse, diciamo, giustificasse un intervento edilizio. Si può discutere, certamente che si può discutere, però è questo un po' la valutazione. In tanti casi lo avete fatto, in tanti casi non lo avete fatto. È stata fatta. Dopodiché, Riccardo, ti dico una cosa a futura memoria. Io mi auguro che, diciamo, questo tipo di discussioni animino i programmi elettorali di tutti e due gli schieramenti, per semplificare, perché poi invece mi vorrei ritrovare, permettimi la battuta, passamela, non è rivolta a te, è un ragionamento generale, mi vorrei ritrovare poi nel programma del centrodestra, no? Che si vuole costruire le isole artificiali davanti al Lido di Camaiore, oppure che si vogliono fare come li vogliamo definire, non lo so, c'era una torre a un certo punto, una specie di fungo che nasceva nell'area Venelli alta 30-40 metri, cioè, oppure mi vorrei ritrovare a discutere di due palazzoni di 24 metri uno e di 22 metri un altro al posto dell'Arlecchino. Cioè, io mi auguro che questa sensibilità, va bene, che a volte ci accomuna, ma lo dico seriamente, un po' lo dico provocatoriamente, un po' seriamente, sia patrimonio di tutti. Ecco, cioè, poi dopo bisogna essere coerenti con quello che si dice. Allora, noi abbiamo cercato di essere coerenti, tant'è che grandi danni non se ne fa, passami l'espressione, va bene? Poi, qualche scelta è opinabile, discutibile, ci mancherebbe altro, l'urbanistica è un esercizio complicato, però ecco, io mi auguro che questo patrimonio di sensibilità, che tra l'altro lo dico seriamente, qui esco dalla provocazione e torno alla parte, diciamo, più sostanziale del mio intervento, questo patrimonio di sensibilità che c'è stato in commissione, non soltanto in questa fase, anche nelle fasi precedenti, veramente sia, Riccardo, un patrimonio di tutti, no? Perché il tema di un equilibrato rapporto fra l'attività dell'uomo e quello dell'ambiente è sempre più decisivo per il mondo in cui viviamo. Quindi io spero che tutti gli schieramenti politici si attestino a un livello più avanzato, ok? Rispetto magari a una cultura, no, diversa. Ecco, noi si è cercato di farlo, insomma. Questo piano qui è considerato dalla Regione Toscana uno dei più avanzati. Noi stiamo applicando il 35% del dimensionamento residuo del vecchio piano. Non ve lo scordate. Cioè, ci siamo autoimposti di applicare un terzo di quello che residuava del vecchio piano. Cioè, non abbiamo aumentato nessuna previsione del vecchio piano, abbiamo preso quello che rimaneva e abbiamo applicato un terzo. Quindi la saturazione non c'è. Perché il livello di edificazione nuova è molto molto contenuto, però capisco che
l'impatto territoriale a volte anche nel territorio urbanizzato può variare, lo capisco che dice Jacopo, a seconda, no, delle caratteristiche del territorio. E allora lì va fatto un lavoro ulteriore, che lì abbiamo fatto, per esempio, cioè di riconoscere i valori ambientali dentro il territorio urbanizzato. Guardate, l'abbiamo fatta a Lido, ma anche a Camaiore, perché ci sono nel territorio urbanizzato e anche a Capezzano delle aree a verde, dentro il territorio urbanizzato, cioè laddove è stato facile, Jacopo, no, riconoscere un valore ambientale, lo abbiamo fatto anche dentro il territorio urbanizzato. Sono i famosi, come si chiamano, Manuel, aiutami, sono i verdi interni al territorio urbanizzato. Ci sono, nel piano, non è che non ci sono. Le aree agricole interne, vuoi dire, Simone? Esatto. Vorrei Quindi vedere che non ci fosse, no? Vorrei vedere che non ci fossero nemmeno quelle. no, no, ma per dire che si è fatto quel lavoro che No, viene ma richiesto, si può ascolta. fare meglio nel futuro? Forse sì, per l'amor di Dio, si può sempre fare meglio nel futuro, no? Mi auguro che sia patrimonio di tutti gli schieramenti, eh? No, ma ora voglio dire due cose. Vedi Simone, te citi le isole, l'isola che non c'è nel mare, parli della vela che Ma poteva. quella c'era parecchio, eh? Più che l'isola che non c'è, c'era parecchio, dico quella. No, che non c'è, eccetera. Però sono tutte visioni che alcune possono essere anche sbagliate. Ma voi altri siete quelli che non volevate il pontile, ragazzi, non ve lo dimenticate mai. No, c'era tornarci lì, perché se era per voi non si faceva nemmeno il pontile. Non è Che vero, l'abbiamo messo noi nel posso piano finire ora? strutturale. Posso finire? Hai parlato un'ora, fammi parlare anche me. Non mi Hai ragione. fatto niente, perché te l'hai contestato fino alle aree giudiziarie quel pontile. E solamente avete preso un bel ceffone e avete ritirato le gambine. Allora, quel pontile lì, che se si stava a voi, non si era fatto. E quel pontile ha ridato lustro al Lido di Camaiore, alla Versilia, a Camaiore stesso, perché era la Cenerentola della Versilia Camaiore. Con quella è diventata la prima donna. Quindi, vedi, quei progetti che voi contestate, che pensate che noi abbiamo nella testa e disintegrino l'ambiente, magari no, si integrano nell'ambiente e danno sviluppo. Voi invece, secondo me, non l'avete tutelato bene il territorio, se proprio devo essere sincero. Che in certi casi sì e in certi altri casi no. Io avrei fatto diversamente, ma io ho un'altra opinione. E basta. Quindi non è che voi altri siete quelli che tutelate l'ambiente. Per me no, voi tutelate gli ambienti perché c'è un'associazione che ve lo dice, che avete paura di inimicarvi quella. E basta. E non guardate allo sviluppo, alla visione che può avere un'area. Secondo il mio punto di vista, tutto lì. Certamente, io sono molto attento all'ambiente, non sono di quelli che mi va a cementificare così a caso, non mi piace, non rientra nelle mie caratteristiche. Certamente ci sono delle opere che bisogna anche sacrificare qualcosa da un punto di vista ambientale, ma sono fare opere che rilancino Camaiore e ce ne sarebbe state da fare. Non sono state fatte, non sono state individuate perché secondo me non avete visione. Ecco, è una mia opinione, poi magari sbagliate, vedremo se nel futuro riusciremo a fare qualcosa di diverso. Certamente modificare un piano strutturale non è così semplice, no? Richiede tempo e tempo. Quindi è chiaro che tutte le volte amministrano un centro-destra ci troviamo dei piani regolatori strutturali già fatti dal centro-sinistra. È tutto lì il No, discorso. la fortuna, dici nulla, ma Ma secondo te è una fortuna? Secondo me è una sfortuna. E lo vedo anche dalle ultime scelte che state facendo qui. Riccardo, non voglio trascinare, dai, questa No, no, discussione. no, ma te hai detto la tua, hai detto la mia, se ti replichi replica Dico anche solo che io mi aspetto un pochino di coerenza. Ecco, vedremo se nei programmi ci io sarà, sono nel sempre senso stato che coerente come nella ti mia vita. preoccupi, giustamente, Voi no. ti preoccupi dell'impatto di poche unità immobiliari e fai bene a preoccupartene. Ma Ecco, io quindi dove le fate? mi Le fate preoccuperei fare? dell'impatto di altre cose, di più, ecco. Però, voglio dire, è la mia opinione, ci mancherebbe altro. Ci Sul mancherebbe pontile altro che io ti la messa. faccio solo presente che l'ha messo nel piano strutturale l'amministrazione Ciragioli, Ma voi l'avete che noi contestato, lo volevate non contestavamo fare, l'equilibrio economico e però proprio perché finanziario l'ha messo e che c'è Ciragioli. stato un processo penale, Sì, dove sono avete stati perso la battaglia che accertati avete combattuto, dei reati, dove avete sono fatto stati accertati un spendere reato, per decine di essere migliaia di preciso. soldi a È delle finito in persone. prescrizione, hai capito?
è finito in prescrizione. Quindi che vorresti dire? Quella fase storica lì, c'è stato un dirigente che poi è stato licenziato. Che vorresti dire? Che vuol dire? No, vorrebbe dire che io la rivendico quella battaglia. Perché no, non ma spiegati bene, perché fai delle affermazioni gravi, eh. È andata così, eh. No, così come dico io, eh. O fai sottintendere qualcosa, attenzione. Lo faccio tanto intendere. Mi dà questa impressione qui, Simone. C'è stato un processo penale. È finito con delle declaratorie di intenzione. Perché il tribunale, ammettilo, basta, hai perso il pontile, c'è, grazie a Dio che c'è, che ha rilanciato l'idea di Camaiore. Punto. Da lì si riparte, non andare con retroscena perché poi dici delle cose scusa, che Riccardo, magari è scusa Riccardo, non, ripeto, non la voglio trascinare oltre. No, la trascini. Ricostruisco semplicemente una verità storica. Non ne detto di verità atti, storica. Agli la verità storica la conosce. Hai fatto la battaglia giudiziaria e hai perso. Punto. No, no, assolutamente. Hai perso. Assolutamente. Non volevate smontire. Ma vada a rivedere le carte, lo guardate tu. Io ti sto dicendo. Fare una battaglia che doveva essere giusta sulla convenzione. Non ci avete capito niente. Scusa, scusa. Bisogna che tu sappia, perché non le sai le cose come le sono. No, le so bene le cose. Se scusa, scusa, bisogna che tu sappia che ci furono due vicende giudiziarie. Una finì con un accordo fra il privato che aveva fatto il ricorso al TAR e l'amministrazione. E l'altra è finita con un processo penale dove c'è stato il proscioglimento, ma c'era un reato che era prescritto. Ma non è stato fine della discussione. Anche Dell'Utri è stato assolto. No, assolto, prosciolto. Sì, è una cosa diversa. Vabbè, per prescrizione. Colpevole. Andiamo avanti. È colpevole? Eh? È stato prosciolto e colpevole? È stato prosciolto per prescrizione. Esatto, quindi, è stato accertato. Non si è stato in grado di dimostrare altre cose. Eh? Non siete stati in grado di dimostrare altre cose. No, io non dimostrare nulla. Io vedevo un processo non trasparente, io faccio una battaglia giusta perché non fosse. Andiamo avanti, Presidente. Ora finisco io, hai parlato fino ad ora. Se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, io non sono contro la giustizia. Io parlo dell'opera, punto. L'opera che te hai contrastato. Mai contrastato l'opera, abbiamo contrastato l'operazione. Ma tanto me lo ricordo, domandala a Litoiz se l'hai contrastato. Guarda, non esiste. Io Litoiz non c'entro nulla con Litoiz, si è mal informato. Andiamo avanti. Vai, andiamo avanti. Osservazione 504. È quella che abbiamo visto ora, sì. Osservazione 511, è andata via la consigliera Rugani, anche perché sono passate le 3 ore, in effetti, al di là della sospensione. Beh, non ho capito, Jacopo. È uscita la consigliera Rugani e dicevo che sono passate le 3 ore dall'inizio della discussione, effettivamente, al di là della sospensione. E quindi? Quindi o se arriva a mezzogiorno o si interrompe ora. Sentiamo Alberto, che era quello che aveva problemi, diciamo... Perché si era anticipato alle 8:30. Ah, sentiamo Alberto. No, andiamo avanti fino a mezzogiorno, tanto via via vedete che ogni tanto quando fate voi tergiversate io mi porto avanti. Vai, andiamo avanti. Scusate Commissione, ma la 504, ok, non c'ho, non... va bene così, va bene? Mi pare un silenzio assenso, procedo, Presidente. Mi pare anche a me. Allora. 511. Il silenzio uno può stare zitto senza assentire, però sta zitto, è finita lì. Non è che è silenzio assenso, cioè uno sta zitto e sta zitto. Riccardo, ci stiamo segnando quelle dove ci sono opinioni diverse. Te correttamente, tra l'altro, ce l'hai sempre segnalata la tua opinione diversa. Se te hai su questa osservazione un'opinione diversa, magari segnalacelo, perché poi quando andiamo a votare, no, che sono 642 osservazioni, mi pare, è giusto che dove c'è un'opinione diversa, no, e sarete voi a segnalarcelo, si possa manifestare nel voto in commissione, no? Quindi l'ufficio sta prendendo appunti anche su questo, perché
poi siccome il parere non è su uno solo, ma il parere su su ogni singola osservazione, no? Nelle modalità di voto poi appunto vediamo di fare in modo che, no, laddove siamo d'accordo si fa veloce, laddove non siamo d'accordo è giusto che i commissari possano differenziare il voto. Quindi, ma come sempre fatto, se hai delle perplessità manifestale, così uno se la appunta per poi uno svolgimento ordinato della parte finale del lavoro della commissione, va bene? Ok. Quindi interpreto il silenzio correttamente, mi pare, ecco. 500. Osservazione 500. 11. Siamo in località Ponte di Sasso, siamo all'angolo fra la via Sarzanese e la via provinciale per Viareggio. Siamo in presenza di una scheda norma esistente in fase di adozione, la TR 3.2. Si chiede, cioè la proprietà chiede, di rivedere la perimetrazione dell'area, in quanto come rappresentata in fase di adozione comprende anche aree di altra proprietà. Quindi ci hanno detto, avete buttato dentro insomma delle aree che non hanno a che fare con noi, delle aree marginali che non hanno a che fare con noi, poi di consentire mediante il cambio parziale della destinazione d'uso dell'area F2 il trasferimento parziale della volumetria esistente sull'area a monte. Poi andiamo a vedere, in particolare si chiede di spostare la volumetria del corpo di fabbrica ex discoteca, perché si parla dell'area dove una volta c'era il Kamakama, per capirsi. E quindi alla fine si chiede una nuova dei nuovi parametri sulle due aree interessate dalla previsione. Quindi area 1, metri quadrati 2000 di superficie territoriale, e area 2, metri quadrati 2500 di superficie territoriale, poi superficie fondiaria metri quadrati 2000, sì, nella richiesta sì, di cui è area 2 metri quadrati 2500, questa è la richiesta, e l'edificabilità 650 metri quadrati nell'area 1 e 850 metri quadrati nell'area 2, questa è la richiesta. Destinazioni d'uso, turistica ricettiva, area 1 e area 2 turistico ricettiva e o commerciale al dettaglio area 2. E poi si chiede che la misura perequativa che prevede la cessione della prospiciente area verde attrezzato e sportivo venga eliminata. Allora, c'è un parziale accoglimento, andiamo a vedere cosa è stato accolto. Allora, la previsione è questa, che è a cavallo fra le due aree che vedete rappresentate in cartografia. Ecco, qui si vedono meglio in questo modo. Vi ricordate, una è dove è l'ex Kamakama, dove una volta era l'ex Kamakama, e l'altra è dalla parte opposta. Una, vedete, è il lato Camaiore e una è il lato mare, per capirsi. Vedete, andiamo avanti. Loro devono realizzare, eccola qui, la previsione di verde F2 rosso. Mi pare fosse questa la previsione. Andiamo a vedere tutto. Allora, area A, l'area A, Antonella, è quella a monte o a mare? Non ricordo. Allora, l'area A è quella a monte, risulta più piccola perché dopo ci sarà un'osservazione. Perché abbiamo incluso, infatti guardate qui nella proprietà del Kamakama, anche una proprietà che non faceva parte della proprietà, infatti sono stati eliminati, sì, dei, sì, catastali, sì. Vedete? Sì, si vede anche dal disegno. Infatti,
se vedete dall'adottato, la superficie è stata ridotta della TR. L'area B è quella sotto. Sì, l'area A quindi è ridotta per il motivo che ci ha spiegato ora Antonella, e l'area B ci hanno, come dire, indicato qual è la superficie territoriale corretta. Ora andiamo a vedere qual è, diciamo, la parte di trasformazione. Allora, vedete, sull'area A è la conseguenza, diciamo, della cosa che ci diceva Antonella, perché lì la parte fondiaria si concentra appunto nell'area A. Poi nell'area B invece noi diciamo superficie fondiaria per le trasformazioni 1900, perché poi è previsto il parcheggio che vedete in linea di 600 metri quadrati, e poi è prevista la misura perequativa, andiamo avanti. Che vuol dire di suo cubici, di suoli? Che superficie minima di spazi di... Forse voleva scrivere di uso pubblico. Di uso, sì, hai ragione, me l'annoto. Perché qui, ecco, hai fatto bene Riccardo a dirlo perché mi era sfuggito. Si proporrebbe, vedete, di togliere la cessione dell'area, ma di fare una convenzione. Ora andiamo a vedere, ma di uso pubblico vuol dire che c'è una convenzione. Andiamo giù. Allora, vedete, nell'area A, guardate attentamente, perché poi per valutarla bisogna, diciamo, capire bene tutte le modifiche. Nell'area A è stato tolto, vedete, 1500 metri quadrati di edificabilità ed è stata riportata a 650 metri quadrati. Perché? Perché avendo escluso tutte quelle aree che sono di altri proprietari, si è ridimensionata con un consumo di suolo molto inferiore. L'area B invece è l'edificabilità che corrisponde, diciamo, alla dimensione effettiva. E quindi questo sostanzialmente ha portato a una rivalutazione, no, della scheda complessivamente. E vedete, le destinazioni d'uso si cristallizzano nella superficie edificabile turistico-ricettiva, fatte salve le destinazioni d'uso esistenti. Questa è una precisazione. Diciamo, perché non è stata messa anche di là il Cavanis? Era questo quello che io mi chiedevo. Cosa? Questa dicitura qui, fatte salve le destinazioni d'uso legittime esistenti, perché qui è stata messa e di là non è stata messa? Era questa la mia riflessione. Ma al Cavanis non era un problema di destinazione d'uso, era un problema di superficie, Alberto. Sì, sì, dicevo. Una dicitura così, capito? Dicevo, perché io di là non è stata messa. Comunque, vabbè, l'abbiamo già chiarita. Questa è sulle destinazioni, chiaramente. Queste sulle destinazioni, sì, sì. Ma qui si precisa soltanto che se loro vogliono fare il piano, no? Con la cessione degli spazi pubblici, eccetera, mantenendo le destinazioni d'uso che c'hanno, lo possono fare. Ecco, non è scontato, perché nel momento in cui ti fai una scheda norma, uno potrebbe intenderla, no, che ti devi adeguare alle nuove destinazioni d'uso della scheda norma, ma siccome ci sono degli edifici esistenti, abbiamo precisato che quello che c'è lo possono mantenere, quindi e niente. Poi questa riguarda però l'area, il primo asterisco dovrebbe riguardare l'area A, giusto Antonella? Sì, sì. Invece il secondo, i due asterischi, andiamo avanti, dove c'è scritto, scusate, i tre asterischi, dove c'è scritto la suddetta superficie edificabile turistico-ricettiva può in alternativa in tutto o in parte essere realizzata come direzionale di servizio, ovvero come commerciale al dettaglio, questo riguarda l'area B, per cui l'area A è turistico-ricettiva, fatte salve le destinazioni d'uso esistenti. L'area B ha questa flessibilità. Turistico ricettiva, commerciale al dettaglio, direzionale di servizio. L'area B è quella lato mare, per capirsi. Andiamo avanti.
senso mettere qui, qui è stato precisato che l'area B può accogliere parte delle consistenze edilizie oggetto di demolizione nell'area B. Ma qui c'è un errore, Antonella, o torna? BB è corretto? Va chiesto a Fabrizio. Eh sì, aspetta. Sì, c'è qualcosa che torna qui, sì. Non torna in che senso, scusa? No, non lo so se torna, quantomeno va spiegato, perché ora io non me lo ricordo. Perché rispetto all'adottato abbiamo distinto queste due aree, l'area A e l'area B. Nell'adottato non c'era. Se te vedi, prima era scritto, si tratta in particolare di un insediamento degradato e dequalificato, in ragione eccetera, eccetera. Allora, sì? La parte che non torna, almeno nell'immediato, poi magari invece potrebbe anche tornare, non lo so, è che si fa riferimento, vedi, nel... Dov'è nell'area B l'oggetto? Ora infatti è la domanda anche io che sto facendo, Riccardo. Si fa riferimento nel giallo a dei volumi che possono essere demoliti e spostati, diciamo... Vedo, ho capito, due volte B. C'è due volte B, sarà sì, che sì, nella... vero, non avevo visto, hai ragione. Sarà che nella A ci sono magari dei volumi che possono essere demoliti e portati nella B. Sì, e secondo me è sbagliato il B quando dice oggetto di demolizione nell'area B sarebbe l'A, però lo so. Cioè il senso, Riccardo, sarebbe che siccome le aree sono due, no, ma il comparto è uno, se loro nei limiti che abbiamo visto prima delle due aree dove c'è un limite di superficie edificabile vogliono, diciamo, spostare dei volumi esistenti da un'area all'altra, o meglio, per essere precisi, dall'area A all'area B, lo possono fare, perché vedi, perché chiaramente lì c'era l'ex discoteca, no? E quindi ci può essere anche l'esigenza, ti ricordi, fra l'altro affogava l'ex discoteca lì sotto, ci può essere l'esigenza, no, di demolire qualche volume esistente e riorganizzarlo un po' meglio. Questo è il senso. Ora, nell'area A, vedete, è prevista la rifunzionalizzazione anche con demolizione e successiva ricostruzione degli edifici e manufatti a più piani a destinazione mista prospicienti la via provinciale e la demolizione di quelli degradati a destinazione ricettiva posti ad angolo con il ponte di Sasso, ex discoteca, no? Quindi si dice quelli più consistenti li recuperi, quelli degradati li demolisci. Nell'area B è prevista la ricostruzione degli edifici e manufatti demoliti, ecco, ora torna, qui torna, previa realizzazione di opere di urbanizzazione primaria necessarie a garantire l'accessibilità agli impianti sportivi con termini. Cioè, sostanzialmente si dice, nell'area A ci sono superfetazioni degradate che vanno demolite e invece parti che possono essere recuperate. Le parti, diciamo, nobili, fra virgolette, le recuperi. Le parti degradate le demolisci, le puoi trasferire nell'area B, ma devi garantire le opere di urbanizzazione necessarie a garantire l'accesso alla struttura sportiva esistente, e più c'è l'aspetto perequativo che andiamo a vedere. Andiamo alla parte perequativa. Massimi di quanto, scusa, se io il 50% lo demolisco di qua, lo posso trasformare, portare nell'area B? Non credo. Ora dopo si riguarda i parametri. Superficie a parcheggi e o aree di servizio per la mobilità di progetto ad uso pubblico. Questa, vedete, è una aggiunta perequativa legata, diciamo, alla necessità di accedere alle strutture sportive esistenti. Misure di mitigazione e compensazione urbanistica. Andiamo avanti, le vediamo. Vedete, sono rimaste quelle che c'erano già, cioè realizzazione e demolizione dei manufatti, degli edifici e delle altre strutture presenti, realizzazione di fascia quinta verde, di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico, nonché di filtro e separazione lungo i margini della viabilità esistente intorno al ponte di Sasso, realizzazione di viabilità
di accesso e parcheggio di servizio alle strutture sportive da convenzionare all'uso pubblico. Poi, siccome avete visto, avevamo tolto della superficie dall'area A parecchia, perché siamo passati da 1500 a 650, allora invece che la cessione al comune abbiamo messo il convenzionamento all'uso pubblico dell'area verde attrezzato sportivo e ricreativo esistente, costituita dal campo sportivo dai relativi spogliatoi e spazi pertinenziali. Cioè il campo che lì esiste e che ora è usato, diciamo, ad altri scopi, conformi a norma, ma non è più il campo, diciamo, da calcio di una volta, ce l'ho convenzionata all'uso pubblico. Quindi torniamo sul disegno e sui parametri, che è un po' complicata questa osservazione qui. Ce la fai, Antonella? Saliamo, torniamo ai parametri dimensionali. Antonella. Sì, aspetta, mi si era piantato un attimo. Ok. Allora, quindi ricapitolando, andiamo a vedere le cose più importanti. Area A, 650 metri quadrati, va bene? Di superficie edificabile. Area B, 850 metri quadrati. Convenzionamento del campo sportivo esistente. Torniamo nella planimetria e prima credo di aver detto una cosa sbagliata, e convenzionamento all'uso pubblico non dell'F2 rossa, che è un'area verde di progetto, ma dell'F2 nera, che è il campo esistente, ok? Quindi l'operazione è parcheggio, 650 metri quadrati, 850 metri quadrati, area A, area B, e garantire l'accesso alle strutture sportive esistenti, quindi qui loro dovranno garantire appunto un sistema di accesso alle strutture sportive che già esistono e convenzionamento di questa, insomma, struttura sportiva che conoscete tutti, che una volta era un campo da calcio, ora è un campo da calcio, diciamo, usato per altre attività, sempre di carattere, diciamo, ludico ricreativo. E quindi l'idea è che attraverso questa pianificazione si recuperi l'uso pubblico di quell'attrezzatura sportiva. Ok. Simone, scusa, si può vedere un momento le destinazioni? Che mi sono distratto. Sì. Allora, area A, turistico-ricettiva, fatte salve le destinazioni d'uso degli edifici esistenti. Area B, turistico-ricettiva, oppure in tutto o in parte, direzionale di servizio, ovvero commerciale al dettaglio, con esclusione della media struttura di vendita alimentare. Commerciale al dettaglio nel limite del 30% della superficie edificabile. Cioè il ragionamento che si è fatto è che lì, per il tipo di collocazione che ha, no, potrebbe venirci anche un intervento misto, no, in parte commerciale, al dettaglio, evitando la media struttura di vendita alimentare, e in parte, perché no, di carattere turistico ricettivo, e in parte anche potrebbe essere un direzionale di servizio, no? Magari qualche ufficio, eccetera, eccetera. Mi fai vedere le superfici un momento, scusa. 850 metri quadrati e 650 metri quadrati. Area A, 650 metri quadrati, area B, 850 metri quadrati. Guardate una cosa importante che la davo per scontata, i parametri urbanistici, cioè 650 metri quadrati area A e 850 metri quadrati area B, io la davo per scontata, ma invece è corretto che sia precisato, ma c'era già scritto questo in sede di adozione, vedete, dimensionamento e parametri urbanistici, guardate in cima,
compreso edificato esistente da demolire, ok? Quindi 650 metri quadrati, 850 metri quadrati, area A 650, area B 850, sono comprensivi dell'edificato esistente, va bene? Nell'area B cosa c'è di edificato esistente? No, no, nel totale Riccardo, nel totale. Nell'area B non so se c'è qualcosa di esistente, ok? Il totale è comprensivo di edificato esistente da demolire. Che dici Jacopo? Il totale è quello lì ridistribuito nelle due aree. Sì, esatto. Volevo dire una cosa, Simone, ma ecco, i parcheggi nell'area B invece, fammi vedere la dimensione. Ok. E il convenzionamento è dell'F2 nera, che è il famoso campo da calcio, come si chiama Riccardo? Ex Pancetti, giusto? Quello è il Pancetti. No, mi domandavo Simone una cosa su parcheggi, no? Allora, lo standard nel caso in cui loro utilizzino delle funzioni, cioè utilizzino, insomma, decidano di accogliere nel 3.2b delle funzioni, delle destinazioni che hanno un carico maggiore in termini di parcheggio, se le trovano all'interno? Certo, i parcheggi che fanno standard le devono trovare dentro il grigio. Chiaramente, come hai detto te, a seconda della destinazione d'uso cambiano il numero di parcheggi. Quindi i parcheggi a servizio delle loro attività sono dentro il grigio. Il parcheggio giallo è pubblico. Va bene. Mi sembra che vada bene. Io non ho osservazioni. Qualcuno vuole intervenire? In buona sostanza, per 1500 metri quadri di misto turistico ricettivo commerciale, loro realizzano, cioè garantiscono l'accesso ai impianti sportivi, che poi sostanzialmente buona parte è quello che servirà anche la struttura, e convenzionano all'uso pubblico quel campo da calcio e realizzano il parcheggio. Di quanti metri quadri è il parcheggio? 600. Alberto, tieni conto che però di quelle 1500 c'è una volumetria esistente, pur piuttosto anche importante, che è quella è tanta roba esistente, ora forse quasi tutta, no, ma tanta. Ora io non mi ricordo quant'è l'esistente, ma insomma è tanta roba. Quindi cioè è un'operazione 700-800 metri quadri esistente, forse un po' di più. Sarà due terzi è esistente. No, è per dire che questa, più che un'operazione di nuova edificazione, è di recupero, ecco. Quindi va considerato nell'equilibrio, no? Cioè un conto è la nuova edificazione, un conto è il recupero di quel che c'è già. Un pochino ampliato in questo caso. Sì. A me sembra che ci siamo. Sì. Allora, dovrei andare via. Se si può abbandonare, mi fate un favore, perché avevo preso un appuntamento a mezzogiorno. Però aspetta, Riccardo, io sono d'accordo, ma aspetta un momento, perché non sappiamo quando si rivede. No, e facciamo un calendario post rientro di Alberto, no? Quando torni, Alberto? Io rientro il 4, dal 4 sono operativo. 4 compreso o no? Al 4 sono operativo. Allora va bene. Spingiamo la registrazione e si fa un calendario? Sì, va bene. Giusto.
può spengere,